Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo in diretta per questa mattinata di lavori. È un po' un modo per stare più vicini, nonostante ovviamente tanti chilometri ci dividono. Abbiamo iniziato un po' questo percorso dei webinar in maniera forzata, ma oggi sta diventando un momento anche quotidiano di appuntamento, quindi vi ringraziamo come sempre per la partecipazione. Oggi vi ricordo che parleremo con alcuni ospiti di un tema molto interessante, ma prima vi ricordo, insomma, il sistema che come avete visto è molto semplice, permette a voi architetti di ricevere due crediti formativi in maniera automatica senza bisogno di una registrazione, perché questo è un sistema appunto molto semplice. La mia raccomandazione ovviamente di stare collegati in maniera costante senza navigare esternamente. Però prima di presentare i nostri ospiti e entrare nel vivo, vediamo la sigla che abbiamo preparato. Bene, eccoci praticamente pronti per questa diretta. Vediamo un po', eccoci qua tornati online. Allora, intanto do subito il benvenuto ai protagonisti un po' di questo evento. È ripartito in qualche modo un altro. Ecco qua. Do subito il benvenuto a Claudio Marsilli di Serisolar. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche all'architetto Natale Raineri. Buongiorno. Natale, con te ci vediamo tra un'oretta circa per la seconda parte, quindi adesso ti ringraziamo intanto per Grazie a questo. voi e ci sentiamo più tardi. E ci vediamo più tardi. E invece con Claudio Marsilli entriamo un po' nel vivo del tema. Parleremo di schermature solari, di vetrate, di riqualificazione energetica legate a ovviamente anche dei casi specifici, il mondo delle università, degli edifici storici, insomma, temi legati comunque all'attualità, un tema molto sensibile. Claudio, durante i convegni che avevamo un po' in giro per l'Italia, questi temi appassionavano molto i progettisti. Io mi ricordo la ressa un po' che c'erano subito dopo il tuo intervento. Sì, i vostri convegni sono sempre molto frequentati e vedo che c'è estremo interesse da parte dei progettisti perché se da un lato c'è ormai una grande conoscenza per quanto riguarda l'isolamento invernale, esistono ancora molte lacune per quanto riguarda la schermatura solare estiva e sappiamo perfettamente che se d'inverno risparmiamo 1 a gas, l'estate spendiamo 3 energia elettrica, quindi a livello di condizioni di CO2 in atmosfera. I progettisti è assolutamente importante che si concentrino non tanto sul fabbisogno solo estivo, solo invernale, ma assolutamente sul fabbisogno di tutto l'anno. E se vogliamo perseguire un obiettivo di questa riduzione di CO2 in atmosfera, per ridurre i disastri ambientali che abbiamo visto negli ultimi anni, è assolutamente fondamentale partire dalla progettazione, perché il 40% dei problemi di CO2 in atmosfera sono legati alle emissioni proprio di CO2 dagli edifici, sia per il riscaldamento che per l'affrescamento. Quello che vedremo oggi è qualcosa un po' di particolare, ovvero parlerò un po' in generale all'inizio di schermature per creare un po' di ABC, no? Tale che parliamo tutti la stessa lingua. E io uso il termine parole potabili, cerco di parlare in maniera molto semplice di un argomento che è semplice, ma non è ben chiaro sempre nella testa di tutti, perché è già molto solo scrivere. Però oggi lo declineremo sotto l'aspetto degli edifici vincolati. Quindi faremo poi dei casi pratici rispetto a prodotti a zero impatto architettonico, elevata prestazione solare e soprattutto in convegno con le esigenze dei sovrintendenti ai beni culturali, che di solito insomma, sono abbastanza critici rispetto a qualsiasi intervento che vada a modificare l'aspetto architettonico degli edifici a loro tanto cari. Io vi ricordo a voi progettisti che potete ovviamente scrivere nel box delle domande, appunto le domande a Claudio Marsilli
per tutto il webinar, quindi avete la possibilità di chiarire eventuali dubbi. Allora, Claudio, ti do la possibilità adesso di caricare la presentazione a schermo intero, così appunto i progettisti possono anche vedere le slide, che saranno poi scaricabili anche a fine webinar, quindi alla fine avremo un link, insomma, che vi permetterà di scaricare. Inoltre, vi ricordo che c'è la possibilità poi anche di vedere il video dell'intero webinar tra qualche giorno. La presentazione è pronta, io direi di partire perché sono sicuro che il tema è molto interessante. No, se mi dici che tutto è visibile, okay, io parto. Bene, abbiamo un'oretta per stare insieme e quando è mezzogiorno mi stoppi in maniera tale che così passiamo alle domande e risposte. Bene, allora, per chi è nuovo per quanto riguarda il brand Serisolar, vi ricordo che sul nostro sito www.serisolar.it, lo trovate su .com, potete entrare nel sito e nella prima schermata trovate un po' i nostri prodotti, i nostri servizi, dalle pellicole antisolari, le pellicole di sicurezza, le pellicole decorative, la pellicola elettrica Switch che tanto tanto interesse sta creando a livello nazionale, pellicola T-Insulate invernale e vernici antisolari. Oggi in particolare vedremo soprattutto il discorso delle pellicole antisolari, qualcosa sulla pellicola T-Insulate isolante per l'inverno e alla fine anche un filmato sulla sicurezza, il tutto declinato rispetto agli edifici vincolati, quindi protetti dai beni culturali e quindi edifici dove non bisogna assolutamente intervenire sotto l'aspetto estetico o comunque non con un effetto estetico. Bene, allora, prima di tutto un po' di ABC, allora relativamente ai nostri argomenti. Vediamo di distinguere cos'è l'isolamento da cos'è la schermatura solare estiva. Questo lo dico perché tante volte nelle domande che mi vengono poste, la domanda classica è: Claudio, per cortesia, mi puoi spiegare come posso isolarmi dal caldo estivo? Già il fatto che mi si dica isolami dal caldo estivo mi fa capire che non è proprio chiaro bene il concetto. Allora, isolare è un concetto invernale. Io mi isolo col mio cappottino, evito che il caldo che io produco all'interno dell'edificio scappi verso l'esterno, ma per quanto riguarda il caldo estivo mi devo schermare con un ombrellone, con una tenda esterna. Quindi le due cose chiaramente non vanno di pari passo, vanno solamente unite. Quindi qual è il problema grosso oggi degli edifici del nostro patrimonio edilizio? È che magari abbiamo edifici non isolati, ma quelli che comunque sono isolati non sono comunque schermati. E cosa vuol dire questo? Che se anche io riesco con una certa facilità a rispettare i parametri energetici invernali, con i cappotti, con i vetri isolanti, col gas obbligatorio ormai dal 2009, con i tetti super coibentati, purtroppo risolvo sì il problema invernale dove spendo uno a gas, ma peggioro, non solo non risolvo, ma peggioro il problema estivo dove spendo già 3 energia elettrica. Questo perché? Perché dalle pareti opache, vabbè, con lo sfasamento il calore arriva comunque dopo 6, 7, 8 ore, comunque arriva ed entra all'interno. Per quanto riguarda le vetrate, questo è immediato, che siano vetri singoli, peggio ancora sono vetrocamere o vetri addirittura basso immissibili o tripli vetri, quel poco che entra non esce proprio. Quello perché entra come irraggiamento solare, è un'onda elettromagnetica piatta che arriva dal sole, non è calore ancora, entra con la luce attraverso i nostri vetrati, superfici trasparenti, o i nostri lucernai, in materiale di plastico, e penetra all'interno, tocca una qualsiasi superficie opaca, e questa a questo punto si trasforma in infrarosso. L'infrarosso, cambiando frequenza, chiaramente deve uscire per conduzione dall'edificio, ma la conduzione è tanto più preclusa quanto più io ho isolato, quindi è un gatto che si morde la coda, quanto più iso tanto più problemi avrò comunque l'estate. Quindi occorre sia isolare bene, ma assolutamente fatto, ma però nel contempo devo anche schermare. Allora riusciremo a creare un edificio quasi passivo o passivo sia per quanto riguarda l'inverno sia per quanto riguarda l'estate. Diversamente risparmierò uno, dicevo, d'inverno, ma non spenderò solo 3, spenderò di più anche d'estate, non avrò più problemi solo d'estate di effetto serra, ma li avrò anche in primavera, quindi già a marzo inizio a avere grossi problemi e vado fino a novembre. Quindi per migliorare magari l'isolamento invernale di quei 3-4 mesi, dicevo, della stagione invernale, vado a inficiare completamente i problemi delle altre 3 stagioni.
Quindi vi ricordo, isolare sì, dovete assolutamente farlo, ma dovete pensare anche alla schermatura, altrimenti diventa un boomerang dal punto di vista energetico. Quindi dobbiamo controllare il sole che mi arriva dalle vetrate verticali, che è immediato come effetto serra. Dobbiamo controllare l'irraggiamento solare che mi arriva dai lucernai. Magari sono anche più piccoli questi lucernai, ma hanno più ore di luce. Quindi se qualcuno di voi abita in una mansarda e ha un abbaino, questo magari, per piccolo che sia, rende invivibile in pochissimo tempo l'ambiente, pur avendo magari fatto un tetto con un cappotto particolare, che sfasa magari chissà quante ore, ma dal lucernaio l'irraggiamento sarà immediato. Abbiamo poi il problema delle coperture. Le coperture opache, siano queste in guaina, siano in tegole, siano in cemento, siano in lamiera, si surriscaldano dai 70 ai 95 gradi da maggio fino a settembre, con magari solo 30-35 gradi di temperatura esterna. A seconda del tipo di sfasamento, che sia un'ora, due ore, 10 ore, 12 ore, il calore poi arriva nel sottotetto. Quindi non è che io elimino il calore dello sfasamento, il calore arriva comunque, solo che arriva ritardato. E quindi, chiaramente, avendo un edificio ben isolato, il problema è che questo calore rimane dentro, deve far partire prima la climatizzazione la mattina successiva. E questo vuol dire spendere di più. Quindi, l'effetto serra, che è causato dalle vetrate verticali, dai lucernai in copertura e dalle superfici opache che caratterizzano i nostri edifici, siano esse in copertura sia verticali, ha generato negli ultimi decenni una corsa smoderata, smisurata, direi anche scellerata, verso la climatizzazione per la quale non sono assolutamente contrario, perché le nostre schermature non sono dei frigoriferi, abbattono considerevolmente la temperatura di base, però poi un po' bisogna comunque demandare la climatizzazione nei medi ambienti, soprattutto il terziario produttivo, che comunque lavorano contro l'umidità, che è uno dei valori molto importanti da verificare per il clima e il benessere interno. Ma la cosa importante è questa: i vari costruttori hanno, i vari progettisti comunque hanno progettato edifici demandando quasi tutto il riscaldamento e la climatizzazione agli impianti, magari in passato, e ora ci troviamo edifici con l'approdo che, pertanto che noi cambiamo tipo di alimentazione, dal carbone al petrolio, al gas, ai suoi combustibili naturali, eccetera, non c'è nulla da fare, comunque qualcosa brucio, qualcosa consumo, e sicuramente produco CO2 in atmosfera. E quindi questo cozza assolutamente contro la visione legata anche al green globale, mondiale, la visione contro l'emissione di CO2 in atmosfera, la quale causa dei disastri non da poco, di cui tutti i giorni insomma vediamo gli effetti. E allora la domanda è: com'è che facciamo a rendere green i nostri clienti, ma soprattutto anche i progettisti? Dobbiamo renderli green facendo sì che adottare soluzioni passive sia più conveniente che usare impianti. Okay? Quindi spostare l'attenzione sotto l'aspetto dell'isolamento, sotto l'aspetto della schermatura e successivamente sugli impianti. Ed ecco allora quindi che bisogna assolutamente ridurre le bollette energetiche. Quelle invernali sapete già come farlo con l'isolamento, quelle estive fate un po' più di fatica. Ora, se io riduco la bolletta energetica estiva, sarà automatico da parte dei nostri clienti chiedere edifici che siano passivi anche l'estate, perché, o comunque vicino alla passività, perché chiaramente conviene, ogni giorno che aspetto ad adottare questi sistemi, chiaramente butto via dei soldi e soprattutto inquino di più. E allora, di conseguenza, se io rendo conveniente l'adozione di questi sistemi che poi andremo a vedere, la riduzione di CO2 sarà una conseguenza naturale, perché è normale che se chiedete a qualsiasi dei vostri clienti, ma se io lo chiedo a voi progettisti, se siete green o meno, tutti voi mi direte che siete green, sarebbe assurdo se mi diceste il contrario. Ma quando questa affermazione incontra problemi di portafoglio o di liquidità, chiaramente è più facile che diciamo che saremo green domani, quando avremo disponibilità. Quindi dobbiamo renderlo conveniente, occorre che si ammortizzi l'intervento in tempi brevi. E quando è che un intervento in edilizia si ammortizza in tempi brevi? Sicuramente quando è sotto i 5 anni di rientro. Oggi un tempo di rientro che va negli 8, 10, 15 anni è troppo in là con il tempo. Il nostro utente finale, il nostro investitore, il nostro amministratore di un'azienda o l'amministratore condominiale lo vede come un costo. Mentre se siamo sotto i 5 anni,
magari 3-4 anni, lo vediamo come un investimento da fare a brevissimo termine. Perfetto. Allora dobbiamo schermare le vetrate, dobbiamo schermare gli cernai e dobbiamo schermare le coperture. Questo è il compito di un progettista per quanto riguarda l'aspetto energetico sia estivo che invernale di qualsiasi edificio. Ma se parliamo di edifici di nuova costruzione, o se vogliamo anche anni 70-80, insomma, degli ultimi 20-30 anni, 40 anni, il problema è relativo, nel senso che non incontro vincoli architettonici particolari e creare una riqualificazione energetica non è poi così difficile neanche d'estate. Il problema grosso è quando entriamo sotto l'aspetto del patrimonio edilizio architettonico vincolato, di cui l'Italia va tanto fiera a livello mondiale, perché abbiamo gli edifici più belli al mondo dal punto di vista architettonico da preservare, e dove giustamente il vincolo dei beni culturali chiaramente è molto stretto ed è giusto rispettarlo. E quindi diventa difficilissimo per i progettisti riqualificare questo tipo di edificio, non solo sotto l'aspetto energetico, ma anche sotto l'aspetto della sicurezza. Ed ecco che quindi dobbiamo andare a vedere che tipo di sistema utilizzare. Allora, in generale, per schermare delle vetrate abbiamo diversi tre sistemi principali, quattro se vogliamo, e li vediamo. Allora, il primo è quello magari di piantare delle piante intorno agli edifici, le quali dovranno poi crescere, le quali però spesso generano problemi di manutenzione, ma hanno anche poi problemi di perdita delle foglie in autunno fino alla primavera, quando il sole basso arriva facilmente in fondo alle nostre stanze, quindi dà grossi problemi di abbaglio. L'altro aspetto è quello delle tende. Le tende d'interno, spero che tutti voi abbiate già metabolizzato il fatto che una tenda d'esterno serve per l'abbaglio, ma per il caldo non serve assolutamente a nulla, perché il caldo si è già formato all'interno, quindi una tenda interna crea un radiatore d'aria tra tenda e vetro che poi si diffonde all'interno dell'ambiente, mi fa piuttosto da vita parasole. Mentre la tenda da esterno è assolutamente efficace, la puoi alzare, la puoi abbassare quando vuoi, però insomma, se me la dimentico alzata, chiaramente il raggiamento arriva. Se la tengo abbassata quando incide il sole, devo accendere le luci, se vogliamo che sia efficace, quindi dal punto di vista energetico deve essere molto coprente. Quindi vedrete e provate a fare questo test, uscite da domani mattina e guardate intorno qualsiasi edificio del terziario, produttivo, scolastico, museale, la mattina dalle 8 a mezzogiorno le tende chiuse e luce accesa all'interno. E questa cosa si ripete il pomeriggio. Okay? Dopo una settimana che abbiamo installato le tende da esterno nuove, o anche da interno, in pratica, siccome le mezze avranno rotte a forza di abbassarle e alzarle, e ci si è stufati di continuare a alzarsi la scrivania per accendere e spegnere la luce, e queste tende, se va bene, sono abbassate a metà, come nella foto che vedete. E quindi abbiamo già tolto minimo il 50% di luce all'interno. Pensate a tutte quelle tendine veneziane che vengono abbassate del tutto e messe in posizione flat a zero, dove lì più del 50% di luce è già tolto, insomma. E non le si tocca più di tanto perché si rischia di rompere. Quindi attenzione al discorso delle tende, le quali sono molto funzionali, posso abbassare e alzare quando voglio, è vero, però dopo a livello pratico non è detto che questo venga fatto. E comunque devono essere verificate. Noi abbiamo tantissimi casi, poi li vedremo, alcuni di questi, dove le tende all'esterno purtroppo devono essere collegate ad un anemometro, quindi all'impianto elettrico, che già ha bisogno di kilowatt per sollevarle tutte, se no bisogna aprirle e abbassarle una per una, ma poi l'anemometro in presenza di parecchio vento solleva le tende e noi siamo in pieno sole, nudi al sole chiaramente, ecco. E questo succede abbastanza frequentemente. L'altro aspetto che cozza sicuramente con i vincoli architettonici, in molti comuni la stessa commissione edilizia non le permette, sono i frangisole. Frangisole che sono magari molto efficaci in alcune situazioni, le vedo però più come situazione di soluzione industriale o di edifici assolutamente super moderni, ma non per quanto riguarda edifici vincolati, comunque edifici storici. E chiaramente creano grossi problemi poi di illuminazione media, perché di base questi sistemi tolgono già minimo il 50% di luce dalla nostra vetrata. Perfetto.
Un'altra possibilità è quella di installare vetri di produzione industriale selettivi. Dal 2009 sono obbligatori i vetri basso emissivi, ma anche selettivi in contemporanea, perché dobbiamo avere un fattore solare minimo 0,35. Il problema legato a questo tipo di vetro, lo vedremo dopo, è che il metallo è depositato all'interno dei vetri e funziona quindi in maniera negativa, come funzionerebbe in maniera negativa una tenda all'interno, ve l'ho già dimostrato, la tenda interna assorbe, la tenda esterna riflette, comunque tiene caldo fuori. Se io il metallo lo installo all'interno dei vetri, questo assorbirà, se lo installo all'esterno dei vetri, questo rifletterà di più in proporzione. Quindi il problema dei vetri di produzione industriale è che questo deposito di metallo posto all'interno per motivi logistici, perché la ventosa con cui si trasporta ormai il vetro in giro sta per il coating da questo metallo, da questo vetro, purtroppo, ecco, dicevo, sono vetri che nel giro di mezz'ora, un'ora si saturano e generano calore poi all'interno, più o meno simile a quello di una tenda all'interno. E lo vediamo, guardiamo un po' questo tipo di situazione. Vedete, ve la faccio rivedere questa slide. Allora, vedete che questo è un vetro di produzione industriale. Abbiamo all'esterno un vetro, all'interno un altro, sono sigillati per contenere all'interno l'aria o il gas, e poi in facciata 2, ovvero la lastra interna del vetro esterno, vede un deposito di una spatterizzazione di metallo, un nostro di metallo che può essere alluminio, può essere rame, bronzo, può essere oro, argento, insomma vari tipi di metallo che hanno diverse selettività, le quali creano una certa medio-bassa riflessione energetica per creare non troppo riflesso, una medio-bassa trasmissione, ma soprattutto lavorano sull'elevato assorbimento. Assorbimento che per quanto riguarda i vetri anni 70, 80, 90 andava dal 60 all'80% con una bassa trasmissione, comunque luminosa, bassa trasmissione energetica di base. Sui vetri moderni, diciamo quelli degli ultimi decenni direi, sono vetri selettivi, i quali hanno un'elevata trasmissione di base comunque, e poi sono molto chiari, assorbono anche meno, ma però tra l'elevata trasmissione di base e l'assorbito e riemesso, siamo attorno comunque al 45-50% assorbimento, che è comunque elevato come valore. E vi spiego perché. Perché se il 100% di energia solare che incide sul vetro è una quantità mostruosa, non è che il 50% di assorbimento sia una quantità bassa, è comunque una quantità in senso, relativo mostruosa. E quindi surriscalda comunque la vetrata, che poi genera problemi di effetto serra all'interno e di temperatura percepita. A livello di trasmissione energetica, quindi cosa succede? Che questi vetri, dopo un po', assorbono energia, dicevo dal 50 al 70% in media, surriscaldano il vetro interno, il quale chiaramente poi crea problemi di temperatura operativa, o comunque chiamiamola temperatura operante. Cos'è questa temperatura operante? È quella che noi sentiamo in un ambiente e non è assolutamente quella che sente il termostato. Quindi, se in un edificio abbiamo da una parte la nostra bella facciata vetrata, la quale è esposta al sole, mi va magari a 44 gradi, questo è un caso pratico abbastanza frequente, se siamo su un lucernario si arriva anche a 60 gradi, mentre dall'altra parte abbiamo l'emissione di aria fredda dal mio split magari a 20 gradi, partirà anche a 15, ma con le perdite di carico mi arriva a 18-20 gradi, comunque è fredda. Il termostato a 20 gradi si spegne, ma io non so perché sento comunque caldo. Perché sento comunque caldo? Perché il termostato si è spento perché ha sentito l'aria, con la temperatura dell'aria. Ma io come persona sento la media aritmetica di tutte le pareti della mia stanza. Quindi soffitto, pavimento, muri, vetri. Qua, per farla semplice, vi ho calcolato un calcolo molto semplice, che è solo la media aritmetica tra la temperatura interna dei vetri e la temperatura dell'aria emessa con la climatizzazione. Quindi la mia persona all'interno non sente i 20 gradi impostati col termostato, lui sente 44 gradi più 20 gradi diviso 2 ed sente 32, sente la media aritmetica. Okay? Quindi a 20 gradi lui ne sente 32, ed ecco perché sta male. Ed è la stessa cosa che succede quando voi nell'abitacolo della vostra automobile, dove il vostro cruscotto va a 50-60 gradi, il vostro sedile a fianco di voi va a 45 gradi, il vostro tetto idem, sono tutte superfici che surriscaldano l'aria interna, la quale, una volta che si è formato l'infrarosso, non fuoriesce più questo infrarosso per via dei vetri che isolano della nostra carrozzeria. E quindi velocemente abbiamo un effetto serra pazzesco all'interno della nostra automobile, che non riusciamo a gestire con la climatizzazione. Continuiamo a aprire, a spegnere condotte, a aumentare, a abbassare la temperatura, non troviamo mai un comfort ideale. L'unico sistema è quello di schermare la mia vetrata.
E com'è che la schermo? La posso schermare con le tende, la posso schermare con i ferri di sole. La nostra soluzione arriva con le pellicole per vetri antisolari a lunga durata. E di qua, di questa tipologia, ne abbiamo tante, abbiamo più di 100 tipi di pellicole, da quelle metallizzate, da quelle silver, da quelle bronzo, da quelle titanio. Ma la nuova frontiera degli ultimi anni, che è quella che va per la maggiore e che mi permette assolutamente a Cerisolar di risolvere un problema legato agli architetti, che è quello di avere sia botte piena che moglie ubriaca, ovvero un vetro che riflette molto ma che sia anche il più trasparente possibile, okay? Riusciamo a farlo con una serie di prodotti in grado di essere o totalmente invisibili o addirittura comunque a zero effetto specchio in ogni caso, oppure bruniti ma comunque a zero effetto specchio perché non contengono metalli, e questa cosa la andiamo poi a vedere. Allora vediamo adesso come funziona la nostra pellicola. Installiamo ad esempio un tipo di pellicola, questo esempio è una metallizzata, bronzo, non è né la più potente né la meno potente, è una pellicola che installiamo mediamente negli uffici del terziario del produttivo. Arriva il nostro raggio solare a incidere sulla vetrata, mi devia il raggio per il 54% rispetto al 100% incidente, quindi il 54% di energia è già deviato ancora prima che si formi l'infrarosso. In infrarosso si forma il 34% in esterno, quindi non in interno, ma già in esterno, e quindi per due terzi se ne va via per ventilazione. E quindi ancora prima di entrare nella mia vetrocamera e attraversarla, io del 100% di energia ho già eliminato l'88% di energia solare. Poi abbiamo un 7% di trasmissione solare diretta che passa comunque, ma quella più importante è l'energia secondaria, ovvero quella assorbita e riemessa all'interno, che gioco forza per via del fatto che la schermatura è in esterno, come se avessimo una tenda in esterno, okay? L'assorbimento è molto basso e viene ritrasmesso all'interno secondariamente per massimo un 5%. Quindi il fattore solare del mio vetro sarà 0,12. Un fattore solare che in industria vetraria è impossibile trovare, non lo si trova, se non con vetri estremamente scuri, bui, che non è questo il caso invece, perché installando all'esterno posso usare un metallo comunque più ridotto come densità, altamente efficiente e comunque più luminoso. Bene, se invece io avessi installato il metallo in facciata 2 invece che in facciata 1, mi troverei con un elevato assorbimento. Non dico un metallo diverso, lo stesso. Non è che andiamo su Giove e troviamo dei metalli strani. Noi usiamo gli stessi metalli che usa l'industria vetraria. Solo che l'industria vetraria, per motivi di produzione e di logistica, è obbligata a installarlo in facciata 2. E quindi diventa più assorbente che riflettente. Noi, avendo protettivi anti-UV, pellicole varie, e quindi un sandwich di pellicole di metallo è racchiuso in vari strati di poliestere protettivi anti-UV e anti-intemperie, anti-graffio, lo installiamo all'esterno e quindi è come avere una tenda esterna chiusa. Solo che la tenda esterna, che ha l'opacità visiva, noi con le nostre pellicole permettiamo la visibilità perfetta. Bene, a livello di trasmissione luminosa, noi abbiamo pellicole a elevata trasmissione luminosa media, a media trasmissione o a bassa trasmissione. Questo per quanto riguarda le metallizzate. Con la nuova tipi di pellicola abbiamo ad avere anche il 70% di trasmissione luminosa, quindi assolutamente impercettibile ad occhio nudo la possibilità di vedere la differenza tra vetro con pellicola e vetro senza pellicola. Torniamo al nostro schema della temperatura percepita e vediamo che installando all'esterno il metallo come se fosse una tenda all'esterno, il caso pratico vuole che in questo caso da 44 gradi siamo passati a 28 gradi in facciata 4. Quindi la mia parete, per la quale io normalmente ho problemi di temperatura percepita, perché è un po' come essere al ristorante col climatizzatore a destra e il forno di pizza a sinistra, posso climatizzare quanto voglio, ma il caldo che mi arriva dal forno delle pizze chiaramente mi crea grossi problemi microclimatici. Quindi in questo caso il nostro utente all'interno dell'ufficio si trova che invece di essere in mezzo a un campo di battaglia dove da una parte mi arrivano i 18-20 gradi climatizzati, che mi arriva l'ibernazione in pratica del Polo Nord, dall'altra parte mi arriva il Sahara del 44 gradi, risolve totalmente il problema relativo ai vetri, ovvero da quella parte lì io schermo e sto battendo tantissimi gradi. Quindi se prendo la temperatura attuale di 28 gradi e la inserisco nella mia formuletta della temperatura percepita, che è una bellissima formula di aritmetica legata alla media, okay? E da 32 gradi percepiti passò a 24 gradi percepiti. Cosa comporta ciò? Comporta quindi che
io posso stare tranquillamente a temperature molto più elevate rispetto a temperatura che io imposto col termostato. Okay? Quindi cosa farà il mio utente? Invece di continuare ad alzarsi e potenziare l'attività della climatizzazione da 18 da 20 metri 18 poi 16 gradi, in questo caso schermando le vetrate, da 20 gradi impostati probabilmente imposterà 23-24 gradi senza problemi. Perché? Perché a livello di temperatura percepita sta benissimo a temperature molto più elevate. E pensate che per ogni grado in più di temperatura estiva, e quindi risparmiata come grado a livello di climatizzazione, noi risparmiamo dall'8 al 10% di energia. Quindi poter avere un termostato 2, 3, 4 gradi più alto del normale vuol dire risparmiare da un 20 a un 40% tranquillamente. Bene, chi viene a vedere le nostre fiere, il Climahouse di Bolzano, piuttosto che il Made Expo, o comunque vede ultimamente i nostri convegni, insomma vede che abbiamo spesso, vedete in basso a sinistra questa immagine, abbiamo delle batterie di vetri con e senza pellicola, con delle lampade infrarosso che simulano l'energia solare. Se guardate nella fattispecie dell'immagine a sinistra, vedete che avete una parte di vetro orizzontale completamente arroventato e la parte sottostante anche arroventata. In alto vedete la lampada che la vedete rosellino chiaro, perché siamo intorno ai 130 gradi. E al di sotto chiaramente tutto arroventato. Se guardate un po' più a sinistra, lo stesso vetro è comunque assorbente come l'altro, ma al di sotto dello stesso l'ambiente rimane freddo. Questo perché? Perché io sto schermando con una schermatura esterna che non mi permette poi il passaggio di calore, se magari sono molto relativa, sul vetro secondario. E quindi il mio ambiente rimane protetto. E guardate che questa immagine qui è come se fosse l'immagine di un tetto vetrato orizzontale con il sole che nasce a mezzogiorno e tramonta a mezzogiorno. Cioè veramente uno stress galattico. Non abbiamo né il sorgere né il tramontare del sole. Abbiamo l'energia solare che l'accendo lì e in pratica dopo 8 ore, vedete che c'è anche scritto, con la termocamera della FLIR abbiamo documentato questa situazione e vediamo che dopo 8 ore non abbiamo avuto nessun cedimento della pellicola. E questa è una dimostrazione dell'efficienza delle schermature solari esterne, non interne, perché all'interno purtroppo l'energia me la sono già portata. Bene, ecco allora perché risparmiamo dal 30 al 50% di energia sul raffrescamento. Nel momento in cui l'impianto non lo abbiamo, risparmiamo ancora di più perché non dobbiamo neanche installarlo, chiaramente. Questa è la cosa importante. Riesco a sopravvivere anche senza impianto. Se invece ho già l'impianto di climatizzazione, invece che dover ricorrere al terzo, quarto, quinto preventivo per il raddoppio della macchina di climatizzazione o per la sostituzione con una macchina più potente, io mi tengo quella che ho e la faccio andare a regime minimo. Lo tengo come riserva di potenza magari per il mese più caldo. Allora, quindi non devo sostituire la macchina, riduco il costo di manutenzione, soprattutto riduco i consumi estivi che vanno sicuramente da aprile fino a ottobre di climatizzazione. Ecco perché si risparmia così tanto. E si risparmia poi così tanto perché l'energia elettrica costa 3 volte tanto dei gas metano invernali. Bene, l'installazione la esibiamo con i nostri installatori, per cui non dovete preoccuparvi dell'installazione. Perché è ovvio che se comprate le pellicole su internet e poi non sapete chi le installa, uno le avete scelte voi e quindi diventa anche un po' un problema, perché è un po' come avere una competenza da ottico. Cioè, come faccio a scegliere tra 100 e 200 pellicole quella che sarà quella giusta, perfetta per il mio cliente? Due, ho quel problema dell'installazione e della garanzia dell'installazione. Posso anche prendere il miglior prodotto, ma poi se lo installo male, chiaramente avremo problemi poi di garanzia. Allora, installiamo la pellicola, vediamo in alto a sinistra, pulendo il vetro in maniera chirurgica utilizzando acqua demineralizzata, non usiamo l'acqua di rubinetto se non rimane a calcare, usiamo poi i raschietti particolari per togliere tutte le impurità, installiamo la pellicola su soluzione idrica e con un ritardante del collante che disattiva il collante in quel momento e fa scivolare la pellicola, poi spatoliamo con la racla l'acqua che c'è tra pellicola e vetro sui bordi. Prima l'abbiamo rifilata col taglierino, per cui non è un problema il cerchio, il trapezio, il triangolo. Le pellicole vengono sagomate sul posto direttamente, quindi entrano perfettamente nella cornice di qualsiasi tipo di vetro. E poi passiamo alla fase della sigillatura siliconica, dove su molte pellicole noi sigilliamo il bordo per evitare il distacco. Anche se oggi abbiamo poi pellicole che non hanno bisogno della sigillatura perimetrale. Bene, entriamo adesso nei casi pratici. Quindi abbiamo fatto
una lezione di circa mezz'ora relativamente alla differenza tra isolamento e schermatura solare estiva. Abbiamo visto la differenza tra i vari sistemi, che siano le tende da esterno, i frangisoli esterno, i vetri di produzione industriale e le pellicole per vetri. Abbiamo visto come funziona una schermatura da esterno rispetto alla temperatura percepita, quindi abbiamo capito che la schermatura da esterno fa scendere moltissimo la temperatura percepita e quindi abbiamo un grande risparmio energetico legato alla conseguente innalzamento della temperatura di base della stanza dal punto di vista del settaggio del termostato, e quindi risparmiamo 3-4 gradi tranquillamente di media dal punto di vista della climatizzazione, con risparmi che vanno quindi dal 30 e oltre il 40% entrando negli edifici. E adesso vediamo un po' come questi prodotti, tutti garantiti 10 anni in verticale, siano poi prodotti che poi durano in realtà ormai una quindicina d'anni, ma si ammortizzano tranquillamente dai 3 ai 5 anni di vita. Ma li vediamo adesso declinati sotto l'aspetto di edifici vincolati, siano questi vincolati per motivi storici o siano questi vincolati per altri motivi pratici che poi vediamo. Allora, questa qua è una scuola, c'è Moro Veneto, Stelli Plaza, un edificio storico scolastico, dove la necessità era quella, nel contempo, di ridurre l'effetto serra interno degli edifici e nel contempo però avere anche un abbattimento della trasmissione luminosa che era eccessiva. Vedete che i finestroni sono molto grandi e quindi portano all'interno molto abbaglio, oltre che caldo. Quindi l'importante però era avere uno zero effetto specchio, cosa impossibile per le pellicole metallizzate silver, bronzo, titanio. Sono prodotti che fanno effetto specchio e che quindi non passano il vaglio della sovrintendenza dei beni culturali. E se vogliamo, neanche se vogliamo, per questo tipo di edifici, per il comune modo di vedere, insomma, per il senso del bello dei nostri edifici italiani. Quindi abbiamo installato una pellicola che si chiama Pertis 40 EXT, una pellicola costituita da 220 strati di poliestere in soli 62 micro di spessore, i quali sono in grado di annegare, smorzare l'onda elettromagnetica negli R e far passare una grande quantità di luce. In questo caso il 40% di trasmissione luminosa, che in un edificio del terziario vi posso assicurare che è una luminosità media molto, ma molto, ma molto più elevata rispetto ad avere le tende a metà altezza. Okay. Ma però mi permette di vedere fuori e mi permette anche di vedere dentro, a seconda delle situazioni chiaramente, perché dipende un po' quale interno giochiamo. Poi vi faccio vedere un dettaglio, no? Vedete dove proprio l'effetto specchio è assolutamente zero. E questo quindi è stato un tipo di intervento di cui sono orgoglioso, anche perché fa parte della mia città nativa e quindi abbiamo risolto perfettamente il problema del caldo. Qua parliamo di vetrocamere con aria, non con gas, abbiamo ottenuto in questo caso il 77% di energia solare riflessa rispetto al 100% incidente. Bene. Un altro edificio di cui sono estremamente orgoglioso è questo, è la rotonda di Rovigo, è un edificio storico, vedete che è una chiesetta, vedete gli affreschi all'interno, comunque questa chiesa fa parte di una fondazione, e il nostro intervento è stato finanziato da un benefattore che ha voluto rimanere anonimo, che teneva in maniera particolare a questa chiesetta, una particolare devozione, e la sua grandissima preoccupazione era quella non solo del caldo che entrava dalle finestre, ma anche del viraggio dei colori delle opere d'arte interne. Quindi da un lato togliere il caldo, dall'altro preservare dagli UV, quindi l'azione negativa degli UV sulle opere d'arte all'interno, grazie a una specifica pellicola trasparente e invisibile da interno, che ha tolto oltre il 100%, cioè oltre il 99,9% degli UV, ma riflette anche il 70% di energia solare nella totale invisibilità della stessa. Perfetto, vedete che non è stato semplice fare questo lavoro perché abbiamo dovuto portare all'interno un ragno e guardate il tipo di struttura per portarlo all'interno, abbiamo un piccolissimo pertugio, quindi una normale porta doppia per portare dentro una macchina di questo genere, vi assicuro che è stata un'operazione millimetrica che ha avuto un successo notevole non solo dal punto di vista pratico,
dell'efficacia e efficienza dei nostri prodotti, ma anche dal punto di vista mediatico. Infatti sono usciti tantissimi articoli sui quotidiani di Ferrara per il recupero di questa che è un edificio molto molto amato dalla città. Perfetto. E guardate qui il mezzo poi utilizzato. Se pensate, questo mezzo abbiamo fatto passare una porta normale, insomma, veramente un mezzo miracolo. Bene, un altro edificio interessante, questo non ha nulla di storico, più tanto, è un edificio comunque degli ultimi 50 anni, ok, siamo in Barrendena per andare a Campiglio, e questo è l'edificio del municipio, dove si voleva avere sicuramente un effetto anticaldo, antiabbaglio, quindi abbiamo sempre usato la Prestige 40 come prodotto, ma non si voleva assolutamente avere effetti specchi che fossero predominanti rispetto all'intera facciata. Se guardate l'immagine di destra, le quattro vetrate in alto rispetto alle sei vetrate totali sono già state pellicolate, mentre le due vetrate in basso hanno ancora la presenza della pellicola, del vetro senza pellicola. Siamo in fase di installazione. In questo caso non abbiamo utilizzato piattaforme per arrivare ai vetri, perché erano tutti vetri apribili, meno, se guardate in centro, la parte in alto del trapezio e di quel rosone che abbiamo fatto con la piattaforma. Il resto dei vetri sono stati tutti pellicolati aprendo le finestre, quindi in questo caso è stato molto agevole il tipo di intervento. E guardate, infatti, è molto 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 bello l'effetto finale. Perfetto. Edificio anche molto interessante, non chissà quanto storico, ma comunque vincolato, è l'Università di Ferrara. L'Università di Ferrara, vetri trasparenti, tende all'interno un po' dappertutto, se vedete, problemi di caldo, problemi di abbaglio, ma un vincolo assoluto. Zero effetto specchio. Va bene brunire, ma assolutamente non vediamo effetto specchio. Guardate il prima e adesso vedete il dopo. Quindi abbiamo ottenuto questo effetto, se volete anche architettonicamente molto gradito, ma soprattutto con un'elevata efficienza. Qui avevamo già vetri bassi emissivi, e quindi su questi vetri abbiamo ottenuto una performance superiore all'80% di riflessione energetica complessiva. E questo è un dato veramente notevole, mantenendo però più del 40% della trasmissione luminosa, che prima era anche inferiore all'interno per via del gioco di tende che c'era all'interno. Guardate un po' l'efficacia di questo prodotto e, se vedete, il 0-0 effetto specchio che abbiamo. Qui abbiamo un museo. Vedete che abbiamo usato una pellicola ancora più prestazionale, quella della Prestige 20. Volevano oscurare notevolmente gli ambienti interni, ma volevano mantenere un effetto neutro dal punto di vista dello specchio all'esterno, perché all'interno no, perché vengono messi in evidenza da affaretti particolari per cui di base occorreva poca luce. E abbiamo fatto un intervento interessante, come questo intervento, questo in caso dall'interno e non dall'esterno, perché non si potevano aprire queste vetrate. Abbiamo installato una pellicola leggermente oscurante, anti-UV al 99,9%, anti-R al 75%, per preservare la temperatura all'interno del grande salone delle opere, ma nel contempo anche ridurre la visibilità di una tenda esterna che avevano, che volevano mantenere, ma volevano un po' ridurne la visibilità, diminuendo quindi il contrasto. In pratica, vediamo adesso alcuni passaggi dell'installazione. Qua abbiamo l'installatore che sta preparando e sagomando la pellicola, la sta posizionando sul vetro, adesso la sta spatolando, nel senso che sta togliendo l'acqua che c'è tra pellicola e vetro, vedete, e poi pulisce definitivamente il vetro dopo averlo installato. Qua poi manca la fase di sigillatura sincronica. Vedete quindi che si passa poi all'altro vetro, giù in fondo, e si va avanti con l'operazione dell'installazione. Perfetto, sempre in sicurezza, vedete, abbiamo il caschetto, abbiamo l'imbrago, siamo legati con la corda alla cesta. Quindi tutti gli interventi vengono fatti sempre nella massima sicurezza per i nostri operatori e per quanto riguarda chiaramente gli edifici dove andiamo a installare. Vediamo altre immagini anche qui, ok, del tipo di e anche qua alcune altre immagini relativi alla tecnica di installazione che permette di avere risultati impeccabili, senza bolle, senza puntini, senza nessun tipo di imperfezione e con durate che vanno ben oltre i 15 anni, 20 anni in interno e oltre i 13-15 anni in esterno.
Bene, passiamo a un altro edificio, sempre vincolato, ma sotto un altro aspetto. Questo è un edificio moderno, quindi non si parla di vincolo architettonico, storico, assolutamente. Il vincolo di questo edificio non era altro che l'autostrada. L'autostrada del Brennero, qua siamo a Bolzano Sud, questo è l'Eco Center, l'inceneritore. Questa costruzione è una costruzione, vedete che gli uffici sono caratterizzati da vetri tripli, quindi doppia camera, il massimo come isolazione invernale, parliamo di un UG05, quindi se fuori fanno 0 gradi, all'interno avete 20 gradi, appoggiate una guancia al vetro interno che è la facciata 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la facciata dei vetri, quindi la 1 dell'esterna, la facciata 6 dell'interna, se appoggiate una guancia fuori fanno 0 gradi, dentro fanno 20, voi non sentite assolutamente nulla. C'è un isolamento pazzesco. Però l'energia solare, con la sonda elettromagnetica, quando il sole inizia a fare capolino e incide sulle vetrate, con la luce passa senza vederla. Forma l'infrarosso all'interno, dove tocca le superfici opache dei pavimenti, dei tavoli, delle persone. Queste sviluppano l'infrarosso. L'infrarosso si trasforma quindi come tale e deve uscire per conduzione. E l'aria che è surriscaldata non esce. Esce tanto meno quanto più isolato i vetri, chiaramente i muri. E quindi diventava una serra bestiale. Il primo anno abbiamo eseguito l'installazione al penultimo piano, vedete l'immagine in alto. Il secondo anno, e vedete l'immagine in basso, abbiamo installato la pellicola all'ultimo piano, e il terzo anno siamo scesi al secondo piano. Quindi gli ultimi tre piani sono stati fatti in 3 anni, sono stati in pratica pellicolati. Quella che qui sembra un'installazione eseguita in una volta sola, l'abbiamo fatta in 3 tempi, in funzione della disponibilità economica che avevano ogni anno. Sicuramente se non avessero avuto un beneficio non avrebbero mai eseguito questo tipo di intervento. Invece sul triplo vetro, questa pellicola che prima vi dicevo che sul vetro con aria all'interno riflette circa un 77%, la vetrocamera normale UG1.1 con gas riflette circa un 82%, su un triplo vetro riflette più dell'80%, vuol dire aver fattore solare, quindi attorno allo 0,20, efficacissimo anche dopo 3, 4, 5 ore di sole. Quando è una situazione totalmente assurda. Questo tipo di edificio ha dovuto installare questo tipo di pellicola per questo motivo. L'autostrada del Brennero, a destra e a sinistra della stessa, comunque, per un tot di metri, ha potere di vita e di morte, nel senso che non accetta effetti specchio, perché potrebbero essere pericolosi per la circolazione di aria. Quindi, all'inizio, questo edificio è stato protetto da tende da esterni. Tende da esterni che però avendo il problema di essere legati giustamente ad un anemometro che non può essere starato per legge, è tarato per legge, non può essere starato, okay? E quindi ogni giorno a una certa ora arrivava il vento e nel momento in cui però c'era la maggiore insolazione, quindi le tende si sollevavano e all'interno si era nudi di fronte al sole e non vi dico chiaramente quale poteva essere il disagio assolutamente non contrastabile con la climatizzazione. E neanche con la ventilazione meccanica che è troppo lenta rispetto alla potenza di raggiungimento interno. Abbiamo quindi installato le pellicole e abbiamo risolto totalmente il problema. Oggi abbassano le tende esterne, ma in realtà poco, e ne abbassano più quelle interne solamente quando hanno bisogno di creare più azione antibaglio d'inverno col sole basso. Bene, qua abbiamo un'altra situazione che mi piace molto presentarvi. No, siamo sempre su un edificio moderno, ma qui abbiamo un vincolo paesaggistico, vedremo. Qua si tratta di un ristorante anche molto conosciuto vicino a Chieti, sul mare, dove il tetto vetrato di circa 370 metri quadri portava un irraggiamento al di sotto impressionante. Immaginatevi che mediamente in watt metro quadro si misuravano 800-900 watt metro quadro. Moltiplicateli per 360 metri quadri, immaginatevi quanti kilowatt di energia passavano al di sotto. In questo ristorante non era possibile pranzare, se non quando era nuvoloso, chiaramente. Avevano quindi cercato di risolvere il problema con tendaggi da interno, vedremo nelle prossime slide, ma i tendaggi da interno non toglievano, se toglievano l'abbaglio, non toglievano il caldo, perché il calore si formava tra tenda e vetro, poi si diffondeva e si abbassava come bolla d'aria sulla testa degli astanti, che chiaramente si lamentavano durante l'ora del pranzo e anche qualche volta di sera, chiaramente, perché
d'estate magari il sole tramonta tardi. E quindi l'esigenza di questo ristorante era quello di avere una schermatura solare a zero impatto architettonico. Perché? Perché questo tetto era inserito in un paesaggio dove non si voleva creare quindi un disturbo dal punto di vista estetico, architettonico. Ed ecco allora, vedete lì nel riquadro rosso il tetto in questione, vedete come era stato protetto la vetrata da tendaggi interni, con tutti i problemi non solo di caldo che arriva lo stesso, ma anche problemi poi di pulizia, di ragnatele, insomma, manutenzione, ma soprattutto totale inefficienza dal punto di vista energetico. E quindi cosa abbiamo fatto? Ecco qua, l'abbiamo dato da Google Maps, l'immagine di queste vetrate, ok? E in pratica tutto questo tetto, vediamo 369 metri quadri, è stato verificato. Su questo abbiamo fatto un calcolo del tempo di rientro. Il tempo di rientro è stato calcolato in 3 anni e 2 mesi sull'abbattimento totale sulla minor consumo di impianti di climatizzazione. E qua vediamo tutto l'arco solare, sia estivo che invernale, dal quale poi vedremo dei dati che poi vi facciamo vedere. Allora, su questo tetto vedete che in questo momento è trasparente e sotto vedete i tendaggi, quindi la clientela poteva sulle vetrate verticali vedere il mare, ma non poteva assolutamente vedere il cielo. Okay? Questo tipo di vetro è un vetro che è giuntato uno con l'altro con del silicone strutturale ed è strutturalmente fissato un telaio in metallo sotto con questi giunti, vedete, queste borchie di metallo circolari. Abbiamo quindi risolto questo tipo di problema, ma prima dell'intervento abbiamo fatto uno studio specifico e vedete che abbiamo fatto uno studio di punto di misura di campioni di pellicola per vedere quali pellicola utilizzare. Dovevamo scegliere la pellicola che avesse le migliori performance energetiche, ma che avesse comunque un rispetto architettonico dell'edificio e dell'ambiente esterno, ma che mi desse anche un antebaglio. Allora, se vedete, abbiamo installato tra i 100 e i 200 pellicole che abbiamo delle scelte 3. La A è quella invisibile, normalmente trasparente, che installiamo sulle vetrate verticali e che qui abbiamo installato sulle vetrate verticali. La B e la C erano le due opzioni per il tetto. La B a zero effetto specchio, la C con effetto brunito a basso effetto specchio, ma però un po' di effetto specchio faceva perché contiene un metallo che è il bronzo miscelato al rame. Perfetto, a questo punto abbiamo eseguito dei rilievi. Con il solarimetro vedete che avevamo 944 watt dalla vetrata non schermata. Pensate che 10 metri quadri sono 9,4 kg. Non c'è che entra, con la pellicola trasparente 298. Se facciamo il rapporto 298 su 944 facciamo il fattore solare in pratica, ok, che è il 68,5% della pellicola trasparente. Nel momento in cui lo facciamo invece questo test su acquistisventi, che è quella che abbiamo poi scelto a zero effetto specchio, abbiamo un passaggio da 944 a 206 watt, che è il 78,2% tenuto su un vetro monolitico. Mentre con la pellicola bronzo avevamo una differenza veramente piccola, 204 contro 206 watt per 4 passanti, ma avevamo l'aggravante di un leggero effetto specchio che non era desiderato. Quindi abbiamo scelto quella pellicola che è quella di sistema. Abbiamo fatto comunque tutta una serie di rilievi anche di temperatura sotto il tetto, okay? E questo è l'effetto finale, signori. Eccolo qua, guardate questa bellissima immagine dove il tetto sembra più una piscina, okay? E guardate quindi l'effetto tonico meraviglioso ottenuto senza impatto sull'ambiente. Vedete anche come abbiamo risolto il problema dei nodi, dei punti di fissaggio delle borchie, in pratica con del nastro carta abbiamo delimitato il tutto, abbiamo sformato del silicone non acetico da O'Corning su tutte le giunture sulle borchie e quindi vedete il risultato finale. 78% di energia riflessa su questo tipo di vetro è veramente eccezionale. Abbiamo tolto tutte le tende da interno, adesso il nostro utente, il nostro cliente può vedere il mare dai vetri verticali e nel contempo vedere il cielo senza averne però il fastidio dal punto di vista dell'abbaglio o del calore sulla testa. E quindi è molto interessante. Se andiamo a vedere, ecco qua sul verticale abbiamo installato invece delle versioni trasparenti, okay, con il 70% di riflessione energetica e quindi ecco il nostro risultato, sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista dell'efficienza energetica.
Qui abbiamo, vi faccio vedere in queste slide alcune note relativamente a uno studio che abbiamo fatto sul rientro energetico. In pratica di questo edificio abbiamo calcolato latitudine e longitudine, l'azimut, quindi l'inclinazione poi anche del tetto, di 5 gradi, ma soprattutto siamo andati a vedere il rilevamento che abbiamo da aprile a ottobre, che sono i mesi in cui a queste latitudini si accende il climatizzatore estivo. E quindi è su questi mesi che va fatto il calcolo del risparmio energetico, non su tutto l'anno, va fatto nel momento in cui io accendo e apre la climatizzazione. Vediamo che a livello estivo avevamo 995 watt al metro quadro da aprile a ottobre, con in pratica il calcolo di 5 giorni su 7, perché abbiamo calcolato di 2 giorni a settimana rimasti chiuso il ristorante e 5 giorni da ora, e abbiamo quindi una media di 851 watt al metro quadro. Il G del vetro di base era 0,70, l'abbiamo portato a 0,22 con la Perfis 20, e su 369 metri quadri di vetro, con un'efficienza energetica della macchina di climatizzazione che da 3 l'abbiamo ritardata a 2,2 per le perdite di carico, e un costo del chilo di 0,16 che direi troppo roso, insomma è un 0,18-0,20, ma così è più conservativo il calcolo, vedete che abbiamo una differenza di watt passanti di 151.000 watt metro quadro chiaro, per sul tetto nel periodo considerato. Abbiamo un risparmio di energia di 68.585 kilowatt e quindi per 0,16 di costo, e riparametrando ovviamente l'efficienza delle macchine, abbiamo un risparmio annuo di quasi 11.000 euro sulla finizzazione. L'intervento è costato in pratica 34.000 euro, diviso 10.000 in 9, abbiamo 3 anni e 10 in tempo di vento. Quello che è interessante è il calcolo anche della CO2 diminuita in atmosfera. Viene risparmiato in pratica ogni anno, vengono risparmiati 36.000 kg di CO2 prodotto in atmosfera, e nei 15 anni di durata attesa del prodotto ci sono 546.000 kg di CO2 in meno. Ed ecco quindi che con un ROI di 3 anni, questo intervento è assolutamente un intervento che non si deve far aspettare, non si deve aspettare, l'abbiamo installato questa primavera con veramente un'efficacia notevole dal punto di vista sia del comfort sottostante, quindi produttività anche del nostro ristorante di sotto, ma soprattutto rispettando in pratica il vincolo architettonico. Ultima slide, le vediamo relativamente anche alla questione invernale. I nostri edifici storici vincolati o meno soffrono l'estate, ma qualcuno soffre anche l'inverno, e spesso non possiamo toccare i vetri perché sono vincolati, quindi abbiamo vetri da 2, da 3, da 4 mm che non si possono assolutamente modificare. I serramenti, la vetrocamera è una chimera, non te la permettono. Perché? Perché va vincolato, va preservato l'edificio, quindi avremo caldo l'estate e freddo l'inverno. Dobbiamo mantenere la trasparenza totale e dobbiamo tenerci il caldo e il freddo. Allora, per quanto riguarda l'estate, abbiamo visto che abbiamo pellicole a zero effetto specchio, totalmente invisibili, oppure solo brunite senza effetto specchio. Per quanto riguarda l'inverno, abbiamo, invece che dall'esterno, pellicole da interno basso emissive, e qua abbiamo la Tinsulate CC75, vuol dire 75, la trasmissione luminosa, quindi una pellicola totalmente invisibile, con una multispatizzazione di 6 metalli diversi nobili, metalli, che sono in grado di far sì che questa pellicola su un vetro monolitico rifletta circa il 8% di energia d'estate, ma è in grado di migliorare l'isolamento invernale di qualsiasi vetro di circa il 40%. E quindi se vediamo che una vetrata monolitica, vediamo l'immagine a sinistra, mediamente il calore radiante si disperde per il 91% dai vetri, con la pellicola Tinsulate si disperde solo per il 14%. E questo fa sì che quindi il valore UG del nostro vetro monolitico da 3-4 mm passi a un UG 3.6, che è il valore della trasmittanza dei vetri, no? In watt metro quadro Kelvin. E quindi voi sapete che le vetrocamere vanno da 2.7 a 3.0, e su un vetro monolitico arriviamo ad avere valori di 3.6 come massimo, arriviamo anche a valori inferiori, e quindi sul nostro vetro monolitico installare la pellicola Tinsulate equivale in realtà a installare una vetrocamera. Il tutto in maniera non invasiva, totalmente trasparente e in assoluto rispetto ai vincoli architettonici. Nel momento in cui abbiamo invece una vetrocamera e non è possibile sostituirla, da 2.7 andiamo a 2.0. Ma il valore più importante è questo sul monolitico, da 5.8 passare a 3.6 è una cosa strabiliante. Ultimo aspetto, e poi ho finito, è quello della sicurezza. I vostri vetri
magari hanno problemi di sicurezza. Perché? Perché sono dei musei che sono visitati da persone. Lavoriamo in ambienti di lavoro, di palazzi vincolati con vetri che sono a guardarli si rompono e quindi possono ferire. A questo punto il problema è quello della sicurezza. E la sicurezza vuol dire responsabilità penale per il dirigente, per il proprietario, per l'RSPP e per il progettista. E quindi come fare a mettere in sicurezza i vetri? Non si possono sostituire quei vetri, perché qui solamente lì sono testati e certificati per vetri da 2, da 3, da 4 mm. Non li posso installare all'interno un 3 più 3, un 4 più 4. Non riesco a fare il certificato di conformità. E soprattutto ho il vincolo, magari architettonico, che non me lo permette. Quindi scuole, asili, ospedali, ambienti di lavoro vengono messi in sicurezza con queste pellicole. E adesso vi faccio vedere quindi un video veloce dove vedete un vetro da 3 mm. Ecco, lo vedete, lo trovate comunque sul nostro sito. Questo. Vedete un vetro da 3 mm. Che è stato protetto con una pellicola in classe 1B1 anticaduta nel vuoto di cultura, e vedete in pratica che con un martello da carrozziere diamo 25 martellate e poi anche 3 pedate, e quindi vuol dire che qualcuno ha voluto suicidarsi per 27 volte, quindi sicuramente non si ferirà e non si farà male, e quindi io sono tranquillo ma con queste pellicole certificate che mi permettono di mettere in sicurezza i miei vetri, okay, in maniera perfetta, trasparente. Bene, io avrei finito col mio intervento e quindi darei la parola a Domenico. Grazie, grazie, complimenti Claudio, sono arrivato tantissime domande che più tardi magari avremo modo di confrontarci anche su questo, magari se vuoi approfittare per rispondere personalmente sì. Nella chat avrai appunto la possibilità anche di rispondere in diretta, ce ne sono tante, quindi in qualche modo più tardi magari faremo il punto anche su questo. Perché ti ringrazio ancora. Adesso invece con l'architetto Natale Raineri passiamo alla seconda fase di questo webinar. Con lui andiamo ad affrontare un altro tema molto interessante che un po', come vedete dal titolo, parla del futuro dell'architettura, del futuro anche un po' della professione. Allora Natale, ben tornato. Direi che con te possiamo partire con questa presentazione e poi avremo il dibattito finale. Prego. Perfetto, grazie ancora. Ringrazio tutti i partecipanti e numerosi, è stato molto interessante l'intervento che mi ha preceduto. Io sostanzialmente quello che voglio condividere con i colleghi è l'intervento dedicato un po' a, come dire, appunto al ragionamento su quale sarà il futuro della nostra professione. Dove andremo a finire? Andiamo a finire verso un tipo di architettura più slow, architettura più macro. Per slow io sostanzialmente quello che intendo è un tipo di architettura più artigianale, contraddistinto poi il modo di fare, il modo di agire degli architetti italiani, lavorano appunto specialmente per vocazione forse, che non proprio per vera e propria, ma per un'abitudine, per una consuetudine libero professionista di lavorare con numeri in maniera molto artigianale, o verso appunto un nuovo modo di fare l'architettura, che è quella più Mac con grandi numeri associati, come dire, cercando appunto di sopperire ai problemi della complessità dell'architettura contemporanea con appunto, diciamo, l'unione facendo un mappa. Tutti noi comunque partiamo da un tempo neanche tanto remoto, diciamo una generazione, però una generazione non è un grandissimo salto, dove sicuramente tra tutte le persone che stanno seguendo ci sono colleghi che hanno cominciato a lavorare con questi affari qui e ci sono invece dei colleghi che non hanno mai utilizzato i robot. E questo che cosa vuol dire? Ma sostanzialmente di nuovo ci fa ragionare soltanto su questo fattore, che in effetti il tempo ragionevolmente breve alla fine la professione
si è evoluta e ha portato a un nuovo modo di esercitare la professione senza forse neanche rendercene conto, perché in effetti, come me, a cominciare utilizzando questi strumenti, ad un certo punto si rende conto che oggi invece gli strumenti sono degli altri. Addirittura adesso ci stiamo rendendo conto che forse ci siamo mossi, forse a volte a sproposito, perché in effetti delle riunioni o degli incontri tra cantiere o di altro, magari fare come stiamo facendo noi adesso tramite un webinar, però l'evoluzione si comporta sempre in questa maniera, cioè forse non ci rendiamo neanche conto che ci sono dei tempi, delle cose che ci portano ad utilizzare degli altri strumenti. E altri strumenti che di nuovo, e anche qui spero di un po' anche di sorridere su questa cosa, però se ci pensiamo tutti quanti, se abbiamo, come dire, cominciato questo mestiere 30, 40 anni fa, 20 anni fa, utilizzavamo ancora 20 anni fa, più o meno 30, questo strumento qui. Anzi, già questo era considerato da chi lo aveva, diciamo, evoluto, perché rispetto a un tiraline o rispetto a un tavolo semplicemente con due colline e due righe, già aveva un goniometro. E anche lì, a oggi, chi lo ha ancora in studio lo utilizza come ripiano per appoggiarci qualche cosa, o addirittura c'è proprio, è stata una delle prime cose che incomprando è stata accantonata da una parte in un magazzino, o è stata addirittura smaltita. Eppure era il sistema principale per svolgere questa nostra professione. E questo ci dovrebbe far capire il grande salto che ha fatto la nostra professione. Ma dicevo appunto il discorso del, per esempio, del goniometro. A volte anche gli strumenti, noi non ce ne rendiamo conto, perché ripeto, sono bagaglio che corre insieme a noi durante la professione. Però non è che gli strumenti non influiscano sull'esercizio della nostra professione. Per esempio, adesso qui, come dire, non possiamo non notare, e ripeto, anche chi lo ha utilizzato se lo ricorderà sicuramente, qua la casa, come esempio, la casa di Bassi, ne potrebbero trovare tanti altri, la casa che si sta fa per suo fratello negli anni 70, vediamo che ha sì delle rotazioni, delle angolazioni che sono, come dire, chiaramente frutto dello studio e delle capacità e dell'intuizione, comunque dell'architetto che si immagina uno spazio di un certo tipo con una certa dinamicità, però non possiamo non notare che certi angoli comunque sono proprio gli angoli come dire, che si ritrovavano sul telegrafo. Quindi era un po' l'unione delle due cose, pur vero che come dire, il progetto chiaramente è fatto dall'architetto, però poi lo strumento indubbiamente ti aiutava, perché nel momento in cui immaginavi una certa rotazione, un certo movimento, beh, il goniometro sicuramente comunque ti andava aiutando, ti andava a risolvere determinati movimenti spaziali che uno poteva avere in mente, come anche nelle zone curve, nelle zone di raccordo. Ecco, e oltre all'esempio, come dire, di Sizza e quindi della parte, come dire, più tecnologica, c'è anche un discorso che è stato anche quello del confronto con gli altri colleghi, con l'estero, con il mondo. Se di nuovo torniamo indietro agli anni 80, quindi ormai sì, 40 anni fa, diciamo un salto veramente generazionale, quelli che come me ha fatto l'università in quegli anni, diciamo, non ricordarci che l'università era completamente chiusa, la professione era completamente chiusa. Noi a Genova avevamo la fortuna di avere in quegli anni De Carlo come insegnante, e Bona, architetto milanese, molto amico di De Carlo, che comunque, come dire, oltre a collaborare con lui, aveva questo spirito più internazionalista, e grazie appunto a De Carlo e a Lilaud c'erano tre fortunati all'anno, tre o quattro,
che avevano la grande opportunità di partecipare agli allowed. Dico 3 o 4 perché erano in realtà 3 effettivi e una riserva, qua una delle riserve, che quindi non si è goduta agli allowed, perché chiaramente uno piuttosto sarebbe andato morto da cadavere pur di fare gli allowed. Quindi la riserva era proprio o uccidere qualcuno o non ci ha partecipato. Infatti io non ci ho partecipato. Una delle cose che mi rimane più, come dire, di malinconia di quegli anni. Però tornando appunto, era l'unico modo per confrontarsi con l'estero. Altrimenti la nostra professione era veramente chiusa su se stessa, chiusa all'interno dei nostri confini, perché già dentro l'università non ne venivi fuori. Parliamo degli anni 80 e dicevo non ne venivi fuori perché il dibattito sostanzialmente poi anche culturale intorno alla nostra professione, che cosa era? Ma sì, stiamo parlando appunto degli anni 80, stiamo parlando della fine degli anni 80, e in quegli anni lì la discussione che c'era, ricordiamo anche questo, era tra postmodernismo e modernismo. E quindi anche lì la citazione è quella del Teatro Ghirardorossi, perché si svolge dopo anni che non si era più fatta la Biennale di Architettura, diretta da portoghesi, e Aldo Rossi, e portoghesi cominciano Aldo Rossi, il Teatro del Mondo. E anche lì ci rendiamo conto che il Teatro del Mondo è un'altra di quelle architetture, anche se effimera, che comunque ha già 40 anni. E questo di nuovo per dire che cosa? Per dire che comunque era veramente l'unica forse occasione di confronto di dibattito architettonico internazionale. E nuovo, la professione si è evoluta, ma si è evoluta talmente rapidamente, come è sempre la nostra professione, che nuovo, torno, scusate le citazioni, saranno sempre genovesi, ma sono genovese, quindi come dire, di nuovo anche lì, e appunto, avendo vissuto questo periodo molto chiuso, e anche questo io mi rendo conto che nel momento in cui vado a raccontare delle cose ai miei colleghi, come sto facendo adesso, e poi alla fine gli esempi sono quelli, ma perché? Perché in effetti appunto la professione è nata con quegli indirizzi molto chiusi, e appunto per esempio non posso non condividere con voi che cosa? Che a oggi per tutti noi, specialmente appunto per chi è venuto dopo e quindi come dire ormai aveva già, ha già assimilato certe indicazioni, certa filosofia nell'ambito della professione, il genius loci è una cosa che teniamo, come dire, facente parte del nostro bagaglio culturale, anzi forse addirittura di nuovo i cicli storici si avvicendano, adesso siamo di nuovo in un momento di quasi di nuovo di new international style. In quegli anni a Genova viene Norbert Schulz e ci comincia a parlare di genius loci, di questo paesaggio. Erano tutte cose appunto completamente nuove per quegli anni, perché in quel momento il discorso in realtà era o c'erano quelli che seguivano, diciamo, gli epigoni del movimento moderno, c'erano quelli che invece seguivano questa nuova idea, che era questa di, come dire, avere queste forti radici nell'ambito della storia, e tutto questo poi portava a questo modernismo. Però al giorno d'oggi parlare di genealogia è abbastanza normale, forse siamo andati oltre, ma in quegli anni c'era una grandissima novità. E di nuovo, se puntualizziamo, siamo anche questo, abbiamo detto il Teatro del Mondo c'ha già 40 anni, un'altra grande architettura che ha 40 anni è il Beaubourg. In quegli anni era una grandissima novità, io mi ricordo appunto la prima volta che riuscii ad andare a Parigi, 82, per vedere il Beaubourg, che appunto aveva già un paio d'anni, è sembrava un'architettura completamente innovativa, c'era dentro tutto, c'era il sogno di un'architettura tecnica, tecnologica, c'erano tantissime cose che finalmente venivano realizzate, c'era la pelle, c'erano gli impianti che uscivano fuori dalla pelle dell'architettura, tra l'altro anche lì di nuovo la genovese, ma mi fa piacere ricordare la diapositiva, ci sono i progettisti del Beaubourg e normalmente se ne dimenticano sempre due, Piano, Rogers, poi però la moglie di Rogers e Franchini, sono
erano questi quattro, Franchini, architetto Genovese, che partecipa con piano a questo concorso, e poi tra la progettazione per il concorso e poi la realizzazione del progetto, poi come dire si inizia gli interni, poi si defila, apre il suo piano, anche lui fa le sue scelte, va con Rice, Rogers lo stesso, si dividono anche poi la sua questione. Tutto questo in corso anche, non vuole essere solo, non è anzi la parte mia assolutamente gossip, ma per dire come veramente partendo da quello, poi a volte con 40 anni di ritardo, adesso quando si parla o appunto si è festeggiato questi 40 anni del Bobur, in effetti poi si è sempre parlato di piano e roba. In realtà ricordiamoci che dando a Cesare quel che è di Cesare, questi sono i quattro veri progettisti e realizzatori di questa grande opera. E però che cosa ci fa pensare questo grande comunque lavoro che comincia ad avere tutti questi anni? Ebbene, non possiamo non notare, specialmente come dire, facendo riferimento anche a che questo qui è un edificio che dal punto di vista energetico è incredibilmente superato, è un edificio che consuma energia in una maniera proprietata, ma non possiamo non ricordarci questo: l'architettura è sempre figlia del suo periodo. Poi si può riprendere, tutto si può modificare, anzi è sempre stato uno dei principi e concetti tipici appunto della nostra professione. Niente è completamente definito, tutto può essere trasformabile, niente è cristallizzato. Capacità, specialmente appunto l'architetto italiano, di intervenire su tutto quello che ha un passato, che sia un passato remoto o un passato prossimo. Questo è un edificio che nasce dopo gli anni della crisi energetica, c'è questa grande novità, si supera la crisi energetica, a un certo punto quello che interessa è il tipo di architettura e il come farlo, quanto consuma, questo non mi interessa. Ed è da notare come stiamo parlando comunque di due grandi architetti, stralcio un momento da questo Franchini e la moglie di Rogers, che hanno Rogers, però sono due grandissimi. Poi comunque nel tempo, specialmente molto di più da subito Rogers, vedremo anche lì in seguito più piano, comunque poi indirizzati verso un certo tipo di architettura. Ma in Italia, appunto, che cosa succede di nuovo alla nostra professione? E la nostra professione ha sempre scontato una cosa che anche lì sono passati 40 anni, ma continuiamo a scontare, e probabilmente, anche se tra l'altro argomento, come dire, di questi giorni, se ne parla tantissimo, anche appunto questi recentissimi stati generali, quello che conta è la semplificazione. Io sono da quelli che ormai ha veramente tutti da prelito più, e penso che anche la cosa peggiore che affligge il nostro paese. Ritornando alla nostra situazione, che cosa succedeva in quegli anni? Succedeva quello che appunto poi è successo anche negli altri 40. Siamo talmente burocratica amministrativa che la diapositiva continuavamo a fare queste cose. Quindi un'architettura, questa è una delle 167 che si facevano in Italia, mi sembra di ricordare a memoria che sia Roma, potrebbe anche essere Milano, qualunque altra città d'Italia. Succedeva sostanzialmente che, dato che, ricordiamoci anche questo, che in realtà le anche lì, per chi si ricorda, diciamo, per chi non c'era o per chi non le ha studiato, per chi non se le ricorda, per tanti motivi, comunque le case popolari che si facevano in quegli anni, ma parliamo appunto di una legge degli anni degli anni 60, che vengono realizzati alla fine degli anni 80 con dei progetti degli anni 60. È talmente lenta la parte burocratica nostra che a fin fine le architetture che vengono realizzate sono state pensate con 10 anni
sono state realizzate con 10 anni di ritardo, sono state pensate 10 anni prima, in cui il momento è di nuovo, rispetto al discorso che facevamo prima, non possiamo non dimenticarci che comunque l'architettura ha una sua filosofica, una sua concezione non solo tecnico-funzionalistica, e questa era l'idea appunto di quegli anni, mentre parte destra è quello che veniva realizzato in quegli anni, e in questo caso qua un interno, perché era meno vista questa parte qua che non la parte esterna, però sostanzialmente la citazione è questa. L'architettura postmoderna è la casa di Robert Venturi, che Robert Venturi fa per sua madre. Quindi, mentre da una parte e dall'altra parte dell'oceano, addirittura, come dire, un qualche cosa che nasce veramente come riferimento, prende come riferimento l'architettura storica, quindi un'architettura mediterranea da questo punto di vista, comincia ad essere realizzata con delle iconiche dall'altra parte dell'oceano, mentre può mancare con un'architettura che ormai è stata superata e addirittura quasi. Ma ritornando di nuovo sempre alla nostra materia, l'architettura, è anche lì, diciamo che siamo sempre rimasti un pochettino indietro. In che senso? Ecco, di nuovo, cito l'intervento che mi ha preceduto, sempre, come dire, ci si rendeva conto che l'importante era cercare di realizzare delle architetture che comunque fossero compatibili con questo mondo. Altri, a chi va dopo di noi. E mentre per le altre arti, tra cui ci mettiamo anche dentro l'architettura, si erano già occupate di queste cose, per esempio la musica, per esempio il cinema, per esempio la pittura, per esempio anche la società stessa, che comunque, voglio dire, banalmente, se citiamo i figli dei fiori, cercava di mantenere, come dire, un ambiente, stiamo parlando dalla metà degli anni, la metà, la fine degli anni 60, e cercavano di mantenere un rapporto tra l'uomo e il tipo. Però poi, appunto, negli anni 80, noi, come dire, realizzavamo, e due grandi architetti, ripeto, anzi quattro, realizzavano però il Bomburgo. Come dire, l'architettura, da questo punto di vista, era sicuramente un pochettino più indietro. E quando è che si di un'architettura più, come dire, più in linea con quelli che possono essere, quello che può essere il rapporto con il mondo, con la natura, l'equilibrio tra architettura, nuova architettura e modo di vivere, modo di tecnologia o il progetto che realizziamo con le nostre vive in questo modo. E di nuovo, cito gli anni 80, si comincia a parlarne quando a Berlino comincia a ragionare sulla realizzazione dei nuovi ancora rimaste dai vecchi bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però il risultato di vista, come dire, appunto della sensibilità che poi porta nelle architetture è questa che vediamo. Sì, più appunto, come dire, in questo caso qua potremmo dire derivata dalla tendenza, però come dire, del tipo di architettura, a me quello che interessa con voi la parte appunto di sensibilità rispetto a quello che può essere l'ambiente, sì, è un piramidiano, cioè è il verde che entra tra l'os e risale sulle pareti, tanto che, diciamo, il controcampo della foto di prima, alla fine, 20 anni dopo, l'architettura è questa, il verde veramente che avvolge completamente tutto l'edificio e lo ricopre completamente, però è veramente un verde verde, di tappezzeria. Ma se guardiamo banalmente sulle coperture di questi edifici, che anche in questo caso qua sono dell'edilizia, oggi diremo dell'edilizia sociale, delle case popolari sostanzialmente, ecco, se vedete, pur essendo la Germania la nazione europea che ha, rispetto alle ore di sole nell'anno, il rapporto maggiore tra superfici
pannelli solari, diciamo, che vengono immessi sugli edifici, è appunto le giornate di sole che la Germania ha, è la nazione, diciamo, più che si esprime meglio da questo punto di vista sul risparmio energetico, in questi edifici ancora cosa è completamente assente. È tanto completamente questo, vi facevo vedere, sono degli architetti tedeschi che avevano vinto questo concorso per realizzare questo, però, come dire, appunto della città, del luogo, ma non possiamo, di nuovo, ricito Sizza, da una parte per grande stima l'appartamento per l'architetto, però di nuovo fa gioco rispetto al ragionamento che stiamo facendo insieme. Riconosciuto il buon Giuntristesse, che tipo di edificio è? Anche quello lo sappiamo benissimo, è anche questo qua, diciamo, edilizia sociale. E a parte la citazione dell'occhio del insomma, che richiama alto, possiamo farci tutti i discorsi che vogliamo, ma non è questo il momento né la mia intenzione. Quello che banalmente vi voglio far notare è che però alla fin fine questo edificio, che comunque, come ben sapete, ha una bella terra dietro, appunto il fronte dell'occhio del Giuntristesse, pur, ripeto, potendo come dire, utilizzare banalmente per esempio dei pannelli solari disposti tranquillamente dietro appunto questo alto macchinario, non è stato in considerazione. Perché? Perché ancora non avevamo questa sensibilità. Il tempo cambia e quindi con il rapporto del calcolatore, dall'uso del calcolatore siamo passati al BIM. Dal BIM siamo già alla realtà aumentata e in continuazione stiamo cambiando. Dobbiamo ricordarci che in questo senso l'architettura siamo arrivati a un certo tempo. Non è che tutte le cose sono date per scontate. Per esempio questo, pur essendo nato a Palermo, per noi genovesi è un genovese, perché ha studiato qui a Genova, era un mio compagno di corso, per noi si è laureato qui. Quindi permettetemi di nuovo una citazione un po' di parte, però anche in questo caso funzionale al nostro discorso. Penso che, questo è un mio giudizio invece personale, però penso che questo veramente sia il primo edificio che è stato realizzato da un architetto e che mette insieme la composizione architettonica, quindi è tutta sensibilità rispetto a quello che è l'equilibrio dell'ambiente. Che cosa voglio dire? Ma voglio dire, di nuovo, facendo proprio un esempio, però può spiegarmi meglio. Quello che dicevo prima, cioè banalmente il discorso dell'edificio di Sidra, se da oggi mettiamo una serie di pannelli solari sulla copertura e ristudiamo l'impianto termico dell'edificio, l'edificio di vista compositivo non cambia niente. Cambia soltanto che, come dire, energetico, sul bilancio energetico ci possiamo giocare, e considerandolo un edificio tra virgolette vincolato, il discorso che veniva fatto prima, possiamo lavorare sulle finestre esterne, su tutto un discorso senza cambiare minimamente l'aspetto architettonico dell'edificio. In questo caso, quale edificio? Cucinella fatto in Cina? No, l'edificio ha una forma di un, si può sempre, anche lì allo stesso. Se questo edificio comincia ad avere danni, se lo facessi oggi sarebbe un'altra cosa, ma sarebbe un'altra cosa non soltanto perché con, per esempio, preceduto, chiaro che se noi andiamo a pellicole, per esempio, nelle superfici vetrate, è ovvio che potremmo avere dei miglioramenti. Però quello che mi interessa a me, che notiate voi, è questo, cioè la forma dell'edificio però è proprio data dalla composizione dell'edificio. La forma sta insieme alla composizione, a quelle che sono le parti tecnologiche di questo edificio è dato da tutto questo. Se oggi utilizzassimo la tecnica di oggi, probabilmente l'edificio non vale soltanto per, come dire, appunto il bilancio energetico dell'edificio, ma anche materiali. Ricito di nuovo Cucinella,
questa l'uomo l'avete riconosciuta, la realizzazione di un edificio a basso costo, la casa da 100.000 euro, quindi al di là dell'acquisto del terreno su cui viene edificato l'edificio, che doveva, nell'idea, dovrebbe costo gratuitamente dal comune piuttosto che qualcuno ha intenzione di realizzare, anche in questo caso sociale, quello che conta è che l'edificio è un prototipo, ma ripeto, questo vado veloce perché non è anche questo di nuovo l'obiettivo del mio discorso. Comunque, un edificio in evoluzione, ma questo, con tutto rispetto per Mario Cinella, non è quello che interessa a me in questo momento. Diciamo che è una cosa, tra virgolette, già vista, dalla struttura che ricorda molto le case dominò, alla casa in evoluzione, di nuovo posso citare Piano, ma ne potrei citare tanti altri, all'utilizzo della parte, come dire, di risparmio energetico, dai pannelli solari sul tetto, all'eolico, al fotovoltaico, tutto quello che vogliamo, quello che mi interessa di nuovo, l'evoluzione della nostra produzione. Parlo di Mario Cucinella, parlo di un architetto attentissimo da sempre a questi aspetti, però se vedete la struttura modulare su cui regge tutto, comunque è in caso su travi pilastri. Cosa non possono dare? Sì, beh, due cose. Una, non potevano dare, sì, beh, per forza il comune di Arcementi, quindi è chiaro che la struttura, questa bella struttura bianca con questo cemento che non può non ricordare il committente. Però penso che un architetto della fama ormai di Cinella non ha problemi a trovare il committente. Penso, quello che voglio condividere con voi è, appunto, sono passati degli anni, perché anche questo ormai ha più di una decina d'anni, oggi sicuramente sarebbe stato fatto con una struttura in legno. Tutte le ultime di Cucinella, le ultime, sono comunque tutte realizzate, quasi tutte realizzate con strutture in legno, perché delle sensibilità sono entrate nella nostra professione. O, di nuovo, per parlare del termico, piuttosto che appunto della sensibilità al verde, del modo in cui un'architettura con quello che è l'ambiente, non posso non citare Piano, ma perché? Per dire questo, che addirittura un grandissimo architetto come Renzo dal Boburg, anzi, siete chiaramente al Boburg, è arrivato anche con, avendo già realizzato delle opere, come dire, datate ormai da quegli anni, perché non sono certo sensibilità a un equilibrio tra l'architettura e l'ambiente circostante rispetto a invece appunto una delle sue o le sue prime opere. E questo per dire che cosa? Per dire che, come dire, non è soltanto una questione di mero risolvere, come dire, il problema per placare il lunario. Oggi è di moda l'architetto verde, allora mi metto a fare anche io queste cose. Il Piano non ha certo bisogno di questo, non è che cambia il suo stile, non è che cambia la sua sensibilità perché ha necessità di. Quando porta il professionista, l'architetto, a modificare il suo modo di intendere le cose a seconda di come il mondo si evolve. Quindi, di nuovo, sì, è vero, cambiamo anche il modo di rappresentare le cose, perché siamo passati da un certo tipo di rappresentazione ad un'altra, e avremmo potuto continuare a fare questo gioco veramente all'infinito, perché siamo passati da un mondo dove facevamo le cose, la cosa ammoniaca, che di nuovo chi è venuto dopo non lo può neanche immaginare, ma chi invece l'ha vissuto, studi di architettura, se avessimo una macchina proprio di ammoniaca, appunto facendo i radex, mettendo le gelatine, e veramente cambiato lui, e tutti noi continuiamo sempre comunque a fare Piano di nuovo, e a volte per fare
e addirittura pensa a questa prototipo Diogene, la casa autosufficiente che vive di vita propria, di essere collegata a niente, in una maniera che possa essere anche trasportata, che nasce anche lì negli anni Ottanta, che addirittura un architetto come Piano riesce finalmente, a parte che troviamo subita in questi anni, due, tre anni fa, grosso modo, un paio di anni fa. Quindi anche lì addirittura un grandissimo percorso tra il prototipo e la realizzazione vera e propria. Tra l'altro anche lì potremmo dire che tra il design stesso del prototipo poi realizzato appunto per il campus Vitra, in effetti risente molto di quella sensibilità degli anni Ottanta, queste cose un po' sfondate, queste forme un po' elementi, dire, poi coniugano insieme la forma comunque con la tecnologia contemporanea. Però ripeto, quello che ci interessa è dire questo, come abbiamo ci ha dovuto mettere 40 anni per far sì che tutto l'insieme poi alla fine porti alla realizzazione del prototipo. Rendiamoci conto veramente delle difficoltà che abbiamo noi architetti professionisti nel realizzare nel sviluppo. Ma è sempre così? Beh, ora anche lì, prima dire, è un modo, so benissimo che sono andato avanti, sono arrivato fino qui con l'accetta e vi chiedo anticipatamente perdono, nel senso che è ovvio un trattato sulla professione degli ultimi 40 anni. Si poteva parlare di tantissime altre cose, è chiaro che diapositiva sulla destra un certo tipo di architettura più mediterranea, anche lì Bob Libera che fa lo schema e la parte che lo trasforma in quello che poi è diventato un'icona dell'architettura mondiale, quindi è l'architetto o il committente. In questo caso qua come dire, è più, vale più chi ti guida o chi ti trasforma quello che hai realizzato dentro un canovaccio che possiamo fare noi tecnici, poi l'edificio prende, oppure dall'altra parte lo stesso Le Corbusier, ma quello che conta è immaginare utopisticamente un mondo dove piuttosto prendiamo al fondo una parte di centro storico e con dei grandi edifici messi insieme, che anche lì, alla luce di quello che sta succedendo oggi, abbiamo tutti necessità di uno spazio aperto. Quindi voglio dire, il discorso è, dal punto di vista il bello e il brutto della nostra professione, possiamo discuterne quanto ne vogliamo, possiamo ragionarci quanto ne vogliamo, quello che è sempre in continua evoluzione, tanto che appunto anche come dire, queste che stiamo condividendo in questo modo è perché il mondo è cambiato in questo momento e quindi volentieri dobbiamo determinati cambiamenti. Ma allora andiamo verso ci indirizziamo verso la conclusione. La conclusione sostanzialmente quale voleva essere? Voleva essere, cerchiamo di capire, comunque pur in questi cambiamenti noi andiamo verso un tipo di architettura più artigianale o meno artigianale. Numeri, e ora qui indipendentemente dal fatto che siano gli ultimissimi dati, ne sono usciti ancora sono sempre questi dati, quindi in realtà quelli in alto più grossi sono già di un paio d'anni, quelli sono dell'anno scorso, in questi giorni proprio sono usciti i nuovi, quasi niente. Quello che mi interessa è farvi notare il confronto tra questi, che vi dimostra sostanzialmente perché se andate a vedere i risultati e i numeri che fanno questi studi, la maggior parte sono nominativi, quindi apparentemente, come dire, uno dice, ma quello che guadagna di più, che fattura di più, è
Renzo Piano piuttosto che, non lo so, però sono veramente dei nomi. Quindi è come quando noi immaginiamo, non so, dal punto di vista, per esempio, della moda, Armani, rispetto alla limitazione, ecco, ma la domanda che mi sono posto e che vorrei condividere con voi è questa: ma alla fine parliamo di persone che fanno lo stesso lavoro che faccio io? Apparentemente sì, perché uno dice, beh, comunque sì, adesso piano l'architetto. Beh, ora, la non presunzione di dire che io e lui facciamo questo video, però se poi guardo i numeri, e beh, devo cominciare a porre delle domande. Ma questa gente, appunto, per esempio Armani piuttosto che Barilla, il signor Barilla però fa nel settore per è tanto quanto l'artigiano che qui sotto casa mia mi fa la torta di compleanno per i miei figli. Sì, magari tutti e due si chiamano Barilla, però tutti e due da questo punto di vista fanno pasticceria, però i numeri sono completamente diversi. E qui di nuovo, cioè, se io guardo Piano, Citterio, Pininfarina, Cipperfield, Tocchi, questa qui è gente che sì, si chiama signor Maciocchi, si chiama signor Cipperfield, però e fanno la... però sono delle aziende, sono delle holding, sono dei gruppi, dei grandi, soltanto gestiscono un folto numero di persone, perché per fare questi numeri ci vogliono un certo numero, ma la cosa più importante è proprio il fatto che queste persone veramente imprenditoriale non fanno quello che faccio io, non fanno quello che facciamo noi, non fanno quello che fa dei tecnici, degli architetti che svolge la sua libera professione nel nostro territorio, appunto delle grandi aziende, tanto che in mezzo ci sono veramente, giocando più a carte scoperte, delle aziende. One Works è una società di ingegneria, Lombardini 22 si chiama così, Lombardini 22 è una società di ingegneria. Queste grandi società che appunto hanno comunque, come dire, una massa tale da poter gestire determinati fatturati, e se non fanno questi fatturati non stanno in piedi. E quindi di nuovo, non posso confrontare il signor Armani con il sarto sotto casa del centro della mia città, che mi può comunque fare un vestito su misura e che mi costa anche bello salato, però perché è la sua produzione artigianale, lui fa 3, 4, 10 ore, l'esempio che non riesco a dominare, perché sicuramente io non vado a prendere vestiti su misura, però voglio dire, la produzione artigianale, una cosa, la produzione, benché comunque, per esempio, Armani, chiaro che Armani fa anche una produzione artigianale, dico, ma poi viene per forza fare anche determinati numeri, e qua è la stessa cosa. Anzi, la cosa che nuovo, io non posso non notare da architetto, da libero professionista, quando va a visitare certe grandi architetture, in Piano, per dire, mi è capitato vicino, non so, Citterio, la cosa meravigliosa, la cosa stupenda è pensare come riesci a vedere come rimanga dominato tutto l'insieme e con uno stile perfetto. Quella è la cosa che la professionista in video mondo vedi anche la grandezza e la, come dire, capacità di gestione anche comunque di un insieme di un insieme di persone che comunque fanno parte del tuo staff, fanno parte del tuo gruppo, ti consentono di realizzare un'opera che comunque è a tuo nome. E questi sono quei numeri. Ma invece i nostri numeri quali sono? Li sappiamo tutti, ora che non vuole essere minimamente un piangersi addosso, però sono numeri grossi, nel senso che siamo veramente tanti, e alla fin fine, come dire, non riusciamo a fare delle masse, perché appunto siamo veramente molto molto frazionati. La presenza del nostro moderatore mi evidenzia forse che devo spingere, e quindi vado però rapidamente alla fine, cosa che ripeto, sapete un po' tutti,
I nostri numeri sono questi, quindi veramente quelli del grande dell'artigiano. I nostri studi sono fatti da una persona, massimo due. E questo che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che appunto probabilmente mentre dalle altre parti sono più abituati a stare insieme, a mettersi insieme, a fare massa, a fare degli studi di architettura, degli studi di ingegneria, piccoli o grandi rispetto se li confrontiamo al mondo anglosassone, ma comunque diciamo degli studi che per noi sono gli studi di ingegneria, la conclusione è questa. Io spero che appunto prossimamente invece riusciamo a trovare tra di noi un personaggio come è stato per lo Petrini che ha sottolineato l'importanza del mettersi insieme anche dei piccoli numeri, dei piccoli produttori, ma che ne fanno dei prodotti di alta eccellenza, e che questi allora alla fine possono rimanere sul mercato e anzi possono espandersi e andare in tutto il mondo, e anche a maggior ragione visto il periodo che viviamo, sicuramente forse questo può essere nell'uso di queste nuove tecnologie che comunque c'erano ma che forse usavamo poco, ci possono far capire che possiamo essere veramente, mettere insieme le nostre capacità artigianali. Ma banalmente in questo momento io vedo che comunque ci sono 121 persone con le quali io in questo momento sono collegato, se questo fosse uno studio nostro di 121 persone, immaginatevi che massa comunque dal punto di vista economico e comunque sul mercato potremmo stare. Certo, dovremmo fare dei numeri di un certo tipo per poter riuscire a mantenerci tutti qua, però è probabilmente l'unica cosa. Lo slow è il map, come sempre, quello che varrà sarà più un equilibrio. Dovremmo mantenere la nostra parte slow, che è tipica della nostra professione, però mettendola insieme con una parte più di Mac, che è quella probabilmente dell'aspetto tecnologico. Grazie. Con questo io ringrazio e ripeto, mi ha fatto veramente piacere di seguire l'intervento di prima, perché era veramente, da un certo punto di vista, veramente calzante con quello che può essere la nostra professione, cioè questo cercare comunque di modificare in certi casi con la tecnologia attuale quello che è sempre tipico del nostro patrimonio, il fatto che comunque è esistente, può essere un passato remoto, un passato prossimo, però in qualche maniera ci siamo evoluti e dobbiamo cercare di adattarci a questi nuovi spazi. Grazie ancora all'architetto Natale Raineri per aver appunto sviscerato questi temi. Chiediamo ancora scusa per i problemi tecnici che abbiamo avuto con l'audio anche oggi, ma stiamo cercando di risolverli, e presto al prossimo webinar promettiamo che non ci saranno più problemi. Purtroppo a volte il sistema che stiamo sperimentando ci porta inevitabilmente ad avere dei problemi. Allora, però richiamo Claudio Marsilli, perché appunto negli ultimi minuti ho segnato un po' di domande sul tema delle pellicole, quindi se ti va magari possiamo rispondere. Sono qua. Allora, prima domanda: esistono pellicole con funzione sia isolante invernale che antisolare estiva? Sì, fa parte di una delle ultime pellicole che ho mostrato nelle slide. Dove in pratica abbiamo proposto la pellicola invisibile trasparente che si chiama Tinsulate, è una produzione 3M, e questa è in grado nella sua totale trasparenza, perché è una trasmissione luminosa del 75%, quindi percettibile la sua presenza, è in grado di riflettere il 48-49% di energia solare incidente e nel contempo migliorare il valore UG da 5.8 a 3.6. Quindi è come avere una vetrocamera quasi con l'aria, miglioramento del circa del 40% di usamento termico. Tra l'altro adesso abbiamo lanciato anche un sondaggio, quindi vi chiediamo ai progettisti di partecipare a questa domanda, appunto la troverete nell'area sondaggi. Secondo quesito: se schermo le vetrate in estate, in inverno aumentano i consumi per il riscaldamento? Ni. Nel senso che è un contro la teoria e un contro la pratica. Allora, dal punto di vista teorico, i progettisti cercano il maggiore apporto luminoso in assoluto, che per loro vuol dire anche il maggior apporto di calore invernale. Attenzione che questo vuol dire anche il maggior apporto di calore estivo, chiaramente. Quindi non è che l'effetto serra lo creo l'inverno e poi schiaccio un bottone e l'estate non c'è più.
Allora, partendo dal presupposto che l'inverno spende 1 a gas e l'estate spende 3 a energia elettrica, e che per l'inverno si riscalda da novembre a marzo nel nostro terziario, forse un mese in più nel privato, nell'edilizia privata, e che tutti gli altri, quindi una stagione, le altre 3 stagioni sono da raffrescamento estivo, faccio questa premessa. In realtà poi la perdita invernale è relativamente bassa e vi spiego il motivo. L'inverno occorre isolare, evitare che il caldo che produce scappi verso l'esterno, o un concetto della clima, e mentre l'estate l'importante è che lo entri l'effetto serra, si forma l'effetto serra. Allora, noi abbiamo uno studio con l'Università di Padova, durato 425 giorni, con data logger, rilievi dell'umidità e della temperatura, su un edificio di 14 piani, 100% vetrato, quindi anche marcapiano vetrato, quindi il massimo dell'apporto di calore invernale. Okay. Est, sud-ovest, perfettamente allineato. Abbiamo pellicolato l'est, sud-ovest, è stato un intervento di 120.000 euro in totale tra pellicola e studio dell'università. Allora, a fronte di un 6% di peggioramento invernale, c'è stato un 69% di miglioramento estivo dal punto di vista del fabbisogno energetico. Quindi la bilancia, nella migliore delle ipotesi, volgeva assolutamente per un 61% a favore dell'estate. Per quanto riguarda gli edifici che noi conosciamo normalmente, che sono edifici con un rapporto illuminante minimo di un ottavo rispetto alla superficie calpestabile, ma quando si perde un 2-3% invernale è tantissimo, calcolando che l'inverno sia tutto assolato. In realtà abbiamo neve, abbiamo nebbia, abbiamo magari delle piante davanti al sole più basso, delle montagne. Ecco, la perdita invernale è veramente bassa. Quella volta che il sole riesce a far capolino e incide sulla vetrata, ha un'inclinazione talmente bassa e arriva in fondo alla stanza, per cui ci crea un abbaglio addosso e un calore sul viso, per il quale noi abbassiamo le tende, in ogni caso ci andiamo anche in più. Spero di essere stato esaustivo. In ogni caso, è veramente basso la perdita invernale rispetto al guadagno. Ok. Mediamente, in quanto tempo si ammortizzano le pellicole sui costi di climatizzazione? Ma questo dipende chiaramente dal tipo di prodotto che utilizziamo e dal tipo di esposizione solare, sia questa verticale est-sud-ovest oppure su un lucernario inclinato o piano. Chiaramente, su est sud-ovest, nel momento in cui usiamo pellicole un po' più potenti, che hanno un rapporto di riflessione energetica e un po' meno di trasmissione luminosa, pur essendo ottimi come rapporto di luminosità per quanto riguarda il terziario, abbiamo tempi di rientri che vanno dai 3 anni e 7 mesi ai 4 anni e mezzo, per quanto riguarda le superfici verticali. Quando usiamo prodotti invece vicini alla trasparenza totale, o trasparenza totale, si va dai 4 anni e mezzo ai 5 anni. Questo facendo sempre un calcolo sia dell'azimut, del raggiungimento medio degli ultimi 5 anni, e un dato ufficiale di Anna Soltern, del fattore solare del vetro esistente, il fattore solare delle nostre pellicole e il tipo di efficienza energetica del macchinario esistente. Nel momento in cui parliamo invece di tetti vetrati, il tempo di rientro è mediamente sempre sotto i 3 anni. Quali parametri dovete valutare o parametrare per eseguire un calcolo del ROI? Allora, come l'ho appena accennato, andiamo a vedere gli ultimi 5 anni immediati di raggiamento del NEA Soltern, quindi dati ufficiali che vengono utilizzati normalmente anche per il calcolo della resa fotovoltaica. Questi dati sono mediati, dicevo, perché in questo modo non inficia l'anno caldo e l'anno freddo. In 5 anni abbiamo una media che già tiene conto di tutto questo, chiaramente. Viene calcolato, dicevo, il fattore solare effettivo del vetro esistente, viene calcolato il fattore solare effettivo del vetro con pellicola, anche con apposite campionature. Dopodiché si va a vedere qual è l'efficienza energetica di produzione della nostra macchina di raffrescamento. Normalmente le ER, se è un 3 alla bocchetta di reazione, se è un 1,8 è già tanto, se è un 5, se è 3,5 alla bocchetta è già tanto, quindi viene fatta questa riparametrazione. Andiamo a vedere il costo della bolletta elettrica, energetica elettrica dell'utente, e a questo punto andiamo a vedere a sviluppare il risparmio energetico di un metro quadro su tutta l'intera superficie, e abbiamo quindi, in funzione del costo di intervento, il tempo di rientro annuale. Mediamente si va dai 3 ai 5 anni. Per mettere in sicurezza le vetrate, occorre smontarle dal loro telaio? Assolutamente no, nel senso che se abbiamo serramenti in alluminio normalmente sfiliamo le guarnizioni, teniamo la pellicola un po' più lunga rispetto alla battuta del fedeletto fermavetro, andiamo sotto guarnizione e dopo riposizioniamo i fili di fermavetro con le guarnizioni stesse. Nel caso di serramenti in legno,
questa cosa diventa un po' più difficile, quindi togliamo il silicone che avanza fuori tra vetro e serramento, lo andiamo proprio a rifilare, andiamo a filo con la nostra pellicola e poi risigilliamo col silicone dello stesso identico colore, Dow Corning, non acetico, che dura oltre 10 anni con la garanzia. Quindi non si smonta la pellicola dal vetro, assolutamente. Tema delle certificazioni di sicurezza, quali rilasciate? Allora, noi usiamo rilasciare certificazioni N12600 in classe 1B1 e 2B2. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che secondo la normativa del 3108 si è obbligati a mettere in sicurezza tutte le vetrate con pericolo di caduta del vuoto, quindi sotto con più di un metro di dislivello, chiaramente, in classe 1B1, quindi anticaduta del vuoto, sopra il metro dal calpestio è sufficiente il 2B2, che vuol dire antiferita e non anticaduta del vuoto. Allora, per quanto riguarda vetri da 2 mm di spessore, lo ripeto, 2 mm di spessore, quindi fini come il vetro che protegge il quadro di casa vostra, siamo in grado di dare il 2B2, come se fosse un vetro 3x3. Okay? Invece da vetri da 3 mm in su siamo in grado di dare anche certificazione 1B1 anticaduta al vuoto, garanzia 10 anni, longevità media in interno di più di 20 anni, il tutto certificato con le stesse certificazioni che si utilizzano per normali vetri stratificati. Perché? Perché un vetro con pellicola di sicurezza è equipollente a un vetro stratificato, laminato, accoppiato. Sono equipollenti perché superano gli stessi identici test. Anzi, abbiamo in più un effetto ancora più interessante, che è quello dell'antischeggia. Un vetro stratificato 3x3, 4x4, 5x5, se scalfito con un martello, con una punta contundente, può far partire delle schegge. Possono ferire, possono finire in piscina, possono finire negli occhi. Nell'industria alimentare questo è un pericolo enorme, perché le catene di produzione sono talmente veloci che se parte una scheggia di un vetro di un manometro piuttosto che una qualsiasi scheggia di un vetro stratificato o meno, tu non sai più dove sia finita. Se ne accorge chi beve o chi mangia quell'alimento, chiaramente, no? Allora, per legge, le Food and Drug Administration, quindi normative americane, poi introdotte e accettate e assolutamente rese obbligatorie in tutta Italia, nell'industria alimentare, è prevista dall'ingresso della materia prima fino all'impacchettamento l'installazione di pellicole di sicurezza antischeggia anche su vetri già stratificati. Allora, per installare le pellicole per vetri occorre bloccare l'attività produttiva? No, ad esempio l'esempio più semplice è quello della scuola. L'estate si concentrano dalla chiusura, non è che questo anno, però normalmente insomma ecco, da giugno fino a settembre si concentrano tutti i lavori, no? Cartongessi, elettricisti, muratori, un inferno insomma, no? Non si arriva mai all'apertura a scuola belli tranquilli. Allora, con le pellicole invece la cosa interessante qual è? Un'aula che ha magari 7, 8, 10 metri quadri dietro, siamo in grado con due persone di metterla in sicurezza antisolare oppure in sicurezza, dicevo, nel giro di un'ora e mezza. Quindi il tempo che i ragazzi vanno in palestra, tornano, la pellicola è già fatta. Oppure interviamo il pomeriggio, quando le aule sono vuote. Quindi ci mettiamo d'accordo con i bidelli nelle scuole e a questo punto ci assegnano le zone, già qual è il cronoprogramma delle ore, installiamo le pellicole in 1 o 2 ore massima, mezz'ora a seconda del tipo di superficie, e quindi riusciamo ad attivare la nostra messa in sicurezza o schermatura solare 12 mesi all'anno. Allora, prima delle ultime due domande, c'è un link per scaricare la presentazione, le presentazioni appunto di questo webinar, l'occasione anche avere i riferimenti, eventualmente anche per contattare Claudio Marsilis Risolar per le tecnologie e le soluzioni che oggi ha raccontato, quindi il link comparirà tra poco. Allora, ultime due domande. Quanto tempo impiegate per installare 50 metri quadri di pellicole? Allora, con 2-3 persone anche un solo giorno, massimo un giorno e mezzo, che siano da esterno o che siano all'interno. Allora, per quanto riguarda le antisolari, sono nel 98% dei casi pellicole da esterni. Se sono facilmente raggiungibili dai poggioli, su una piano terra, nessun problema. Diversamente interveniamo o aprendo le finestre, perché sono apribili, in caso sono fisse, interveniamo con piattaforme di tutti i tipi. Ci caliamo dall'alto, partiamo da terra. Quindi abbiamo dei contratti con i più grandi noleggiatori di macchine, di piattaforme, quindi abbiamo dei prezzi anche molto calmierati che ci permettono, fra l'altro, di essere più veloci che nelle installazioni dell'interno. Quindi non sporchiamo, non fermiamo l'attività produttiva, assolutamente.
La domanda ovviamente sui prezzi, quanto costano un po' le pellicole per i vetri, Claudio? È una domanda un po'... Voi me l'ha ripetuta, sì. Ho già visto una certa, qualcuno ha già risposto, ho tre risposte, a seconda del tipo di prodotto. Okay? Allora, se partiamo da prodotti top, in assoluto, parliamo delle pellicole invisibili, trasparenti, quelle che non le vedo proprio, quelle fatte da 220 strati di poliestere e in soli 62 micron, declinate anche in versioni colorate ma zero effetto specchio, quelle vanno dai 100 ai 120 euro al metro quadro posate, chiave in mano. E hanno garanzia di 10 anni in verticale, 7 anni in obliquo, ma durano tranquillamente ben più di 15 anni in verticale e ben più di 10 anni in obliquo orizzontale. Poi, andiamo sulle versioni metallizzate, silver, bronzo chiaro oscuro, titanio chiaro, titanio scuro, sempre garanzia di 10 anni in verticale, 5 anni in obliquo, durate sempre ben più di 10 anni tranquillamente, lì andiamo dei prezzi che vanno dagli 80 ai 100 euro al metro quadro, parlo sempre a seconda dei quadri.